Così, sei crashato. È crashato tutto. A sto punto io riparto con l'intro. Ci risiamo ragazzi, ci risiamo dopo i ovvi problemi di connessione che sono dovuti al fatto che avevo affermato di non avere problemi di connessione oggi, siamo tornati qua in live. Una live molto importante perché, ripeto, sarà la prima di, spero, una serie corta nel quale cercheremo di essere una community, di parlare di atletica in questo periodo in cui praticare d'atletica è così difficile. Praticare atletica è così difficile. Allora, ciao ragazzi, ripeto, ospiti speciali oggi come altre serate di queste. Abbiamo già collegati infatti Davide Re, Nadia Baltocletti, Jacopo De Marchi e anche Giovanni Silvia. Adesso vedete inquadrato Jacopo De Marchi che può salutare il pubblico. Ciao, Passiamo. ciao, ciao amici. Ok. Passiamo agli altri ospiti. Purtroppo devo fare la regia in maniera artigianale, essendo una cosa ancora da provare. Ok. Allora, chi abbiamo qua? Nadia, ciao Nadia. Problemi Ciao. con Skype ancora una volta. Allora, cerchiamo di fare. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Ma sì. Allora, siete l'episodio pilota, è un po' questo il problema. Giovanni non lo vedo molto convinto, continua a entrare e uscire, entrare e uscire. Sì. No, no, sono qua. È che ho un attimo problema. Ok. Buonasera. E poi abbiamo anche appunto Giovanni Silli, con una voce discreta che dimostra insomma la sua dedizione alla causa, è voluto comunque essere qua, uno dei appassionati anche del canale. Vediamo se riesco a beccarlo. Eccolo qua in... No, ancora. Abbiamo un'altra persona ancora, ragazzi. Un attimo solo. Perfetto. È iniziata. Scusa Nicolò, ti dispiace se ti colleghi tra un attimo, altrimenti esageriamo con le connessioni, ok? Certo, nessun problema. A dopo. Perfetto, perché altrimenti ha rischiato di saltare tutto. Ok, Certo, allora. Perfetto. a dopo. Eccoci. Dovremmo partire. Davide Re, prego, a te So. la parola. A me la parola? Vai. Beh,
Beh, innanzitutto vedo già una domanda. Davide Re racconterà il suo allenamento segreto di salto in basso. E... no, beh, non, la realtà è che non esistono allenamenti segreti. Gli allenamenti in generale più o meno quelli sono. Si tratta, personalmente penso che l'allenatore bravo capisce qual è l'allenamento più adatto a quel tipo di atleta in generale e magari anche in quel periodo specifico della sua carriera o della sua preparazione. Quindi si tratta non tanto di trovare un allenamento nuovo, ma adattare degli allenamenti in base al proprio atleta, nel migliore dei modi. Uno dei temi di queste giornate è come si fa ad allenarsi in un periodo come questo, in cui le possibilità sono limitate. Dal punto di vista tuo, come è cambiata la preparazione in periodo di quarantena? Beh, io per fortuna ho la fortuna di potermi allenare qui a Rieti. Ovviamente il campo è chiuso al pubblico, ma secondo proprio anche come normativa del governo, gli atleti di interesse nazionale a porte chiuse, coi campi chiusi, possono utilizzare comunque il campo d'atletica. Quindi nel mio caso la preparazione non ha subito grandi stravolgimenti ad oggi. Capisco che per il resto, per tutte le altre persone, atleti e amatori, anche sia davvero complicato. Ho letto di recente di Yeman Crippa che l'hanno fermato, esatto, più volte a correre, quindi sicuramente richiede un grande sforzo. Per chi ha come obiettivo quello di tenersi semplicemente in forma, e quindi non stiamo parlando magari di proprio agonisti, ma gente che vuole semplicemente tenersi in forma, in casa ci sono un sacco di circuiti Tabata ad alta intensità che si possono fare e ti aiutano a mantenerti in forma. Se uno è un agonista e si deve allenare, cerca di sfruttare quello che ha al meglio. Ok, guarda, questa diciamo è una domanda classica, diciamo, che farà il giro delle live che faremo in questo periodo, quindi la giro anche a Nadia, perché Nadia, a differenza tua, deve sicuramente correre più chilometri, quindi diciamo, l'allenamento in casa può essere fatto, però un po' più difficile da portare a compimento, diciamo, con efficacia, se vogliamo mantenere certi programmi. Nadia, come fai tu a gestirti in questa situazione? Beh, allora, abito in Alta Val di Rinonna e cioè ci sono pochissime persone che abitano nei dintorni, quindi mi è anche facile allenarmi. Vado sulla ciclabile o nel bosco in mezzo ai campi. E sa di fatto che comunque ho anche un tapirulan e quindi nei casi più gravi, quando vedo tanta gente, preferisco correre in palestra. E adesso ho deciso però di fermarmi 10 giorni per fare una pausa, dato che è da ottobre che non ne faccio una, quindi colgo l'occasione, diciamo. Già, l'occasione l'ha colta anche Jacopo, se non sbaglio, perché mi ha detto in privato che, insomma, si è dato una martellata sulle gambe in occasione di questo coronavirus al fine di non lamentarsi troppo, di non rimpiangere il fatto di non poter correre, vero Jacopo? Sì, ho preso 2 piccioni con una fava, diciamo, cioè ho detto va, aspetta un attimo che riposo dopo l'invernale, tac, infortunato subito. Sono stato 5 giorni fermo per riposare, ho provato a riprendere, mi facevo iniziare a far mal l'anca e quindi in questo momento sono fermo per un infortunio che è difficile da risolvere in questo momento perché non ho da chi farmi vedere, essenzialmente, questo è un po' il mio problema. E mettiamo che comunque riesco a fare allenamenti alternativi su io in bicicletta. Ho la fortuna di avere papà ciclista con la bici buona, con i rulli, e quindi mi metto lì e mi faccio le sudate ogni giorno. Però di fatto il fatto di non poter correre, non potermi allenare, anche se c'è questa situazione di fatto fuori di casa, comunque a livello mentale non è granché. E ti dico, se non stessi male, forse mi sarei già comprato un tapirulan, mettiamo così. Già. Comunque la speranza è che si riesca a risolvere, lo so che non sarà possibile entro il prossimo mese, essendo realisti io spero che a fine maggio le cose siano un pochino più normali,
Quindi, insomma, scaramanticamente dici aspettiamo di recuperare pian piano. Ti posso dire anche questo, anch'io mi sono infortunato in realtà un mese fa, nel senso sono in una situazione simile alla tua, però leggermente più avanti nel recupero. Di conseguenza io, cioè, mi rode un po' di più non poter allenarmi come vorrei. Ad ogni modo qua in Toscana è possibile, perché sono in Toscana adesso, è possibile fare qualche metro fuori dall'abitazione, anche oltre i 200 metri dei poveri tu sei fortunato, veneti sei fortunato, o friulani, no? Da quel punto di vista sì, noi, i nostri governatori hanno lanciato questi decreti molto restrittivi nei nostri confronti, che non ci fanno praticamente uscire dalla via di casa, se no ci linciano. Ma ci sono regioni in cui non si può proprio fare attività fisica, per legge, per decreto insomma. Sì sì sì, appunto, sì, non ti fanno, cioè se ti beccano rischi penale, cioè rischi veramente grosso, quindi non vale la pena proprio neanche provarci. Giustamente. Ora, sono arrivate già un sacco di domande, il nostro moderatore Alessandro di Parliamo d'Atletica, che si è offerto di fare questo bellissimo lavoro, l'aveva già... Grande Alessandro. Ne avevo già mostrate qualcuna, però prima, mentre passo alle domande, come vedete piano mi sto cercando di risolvere problemi tecnici, sta più o meno funzionando, faccio parlare anche quello che era intervenuto già nella scorsa live, senza poi riuscire a completare il suo discorso perché era caduta la linea, cioè Giovanni Silli, con la sua bellissima voce flautata. Saluta Giovanni. Ciao, è colpa del microfono che non sì, come no. Meno male che tra sintomi di coronavirus non c'è la voce roca, insomma, meno quello. No, beh. Prima di tutto volevo fare un augurio a Jacopo, che non sapevo fosse infortunato di pronta guarigione. Non è una novità, cioè... Non ero stato informato. Grazie comunque Giovanni. Ecco, nella scorsa live, in silenzio, perché nella scorsa live, oltre ad essere saltata, quella che si è appena conclusa appunto per problemi tecnici, addirittura non avevo acceso il microfono per i primi 5 minuti, avevo elogiato Jacopo che avevo, diciamo, messo nella copertina dello scorso, insomma, della live principale, con una faccia un pochino ridicola, si può dire, insomma, per avere quell'elemento di simpatia che fa molto comodo a me youtuber, quindi ho calpestato la dignità del povero Jacopo, che comunque mi ha subito perdonato perché l'ho elogiato dicendo che ha una grande forza di volontà, ogni anno fa un piccolo passettino in avanti nonostante tutto, quindi grande. Vabbè, grande Jacopo. Sicuro quella quindi... faccia delle foto degli outfit delle gare di cross, quello è poco ma sicuro. Allora, sì. Parto dalla domanda di Luca Giorgi, ripeto, un assiduo del mio canale. Ok, sempre a chiederti Davide, ma tu gli 800 metri li vorresti fare? Con la tua volata? No, anche perché comunque io peso quasi 80 kg, per un 800ista di solito ha caratteristiche un po' più longilinee delle mie. Poi onestamente non è una gara che mi entusiasma più di tanto. È vero che ho una buona resistenza, ma in allenamento patisco. Sopra i 600-700 metri, già quando iniziamo a fare i 1000 metri in allenamento, inizio a patire una fatica che non mi piace, non condivido. Quindi penso rimarrò sui 4. Ok, ci abbiamo provato anche stavolta, ma non ti abbiamo convinto. No. Passiamo alla prossima perché sono tante domande. Ok, allora, Anas Nafta chiede a Davide se Andreola è duro come avversario, o Andreola, ho sbagliato a pronunciare? Non lo so, sai, perché Andreola, in questo momento non mi dice molto in realtà. Vabbè, allora partiamo, siccome ne ha fatto un'altra, stavolta Nadia, al Gran Premio del Mezzofondo, no, questa in realtà era una precisazione, diciamo una chicca, dice Anas che durante il Gran Premio del Mezzofondo... Nadia, lo stavi per investire con la tua Audi? Ah no, Arcless. Ups. Era un fan, ci magari. Sono, ci sono gli estremi per uno. Non ha negato, se non altro. Non ricordo, Nadia. Quindi... Eccola. La macchina l'ha azzeccata, quindi diciamo che... Allora, non ci sono... Non lo sta mentendo, l'ha dato la presa. No. Di che colore era? Giusto per ok, dai, diciamo almeno che spero che ti abbia perdonato. Ora, aspettando che arrivino altre, diciamo, segnalate. Intanto ho già 100 messaggi in questa live, quindi grazie ragazzi, siamo in 60, possiamo crescere, sarà
una bella chiacchierata con altri personaggi che si collegheranno durante questa live. L'obiettivo è quello di continuare, ripeto, a parlare di atletica nonostante tutto. E quindi più persone vengono, più mostrano che si può fare, che siamo una community viva, e meglio è. Sono contento che ci siano, ripeto, già 60 persone collegate, ma possiamo fare di più. Ora, salto in basso, riguardo la domanda che ha fatto a Davide sull'allenamento segreto di tuo allenamento segreto. Forse non sai, Davide, che salto in basso ha fatto un video prank nei tuoi confronti su YouTube. Cioè, è uscito un video l'anno scorso, se non sbaglio, nel quale ti paragonava a One Punch Man. Non so se conosci questo manga. Sì, sì, no, il manga lo conosco. Beh, sono abbastanza appassionato di manga e anime giapponesi, quindi in realtà ne conosco parecchi. Ma addirittura, se non ricordo male, mi aveva scritto in privato, mi aveva chiesto se mi avesse dato fastidio il fatto che lui scherzasse paragonandomi a One Punch Man, sul fatto che abbia perso i capelli, che sia pelato anch'io. E io, in realtà, la cosa a me non mi dà fastidio, quindi gli ho detto: guarda, anzi, il video è fighissimo, mi sono morto dal ridere, pubblicalo pure senza problemi. E quindi lo sapevo di questo video, anzi a me mi ha fatto morire dal ridere quando l'ho visto. Ok, partita subito la bomba da parte di Michael Luongo. Le Olimpiadi, tutto quello che potete dire riguardo, senza scadere in critiche o insomma, facciamola easy, però secondo voi le Olimpiadi avrebbe senso farle oppure no? Chi inizia? Il mio attaccabile è Jacopo De Marchi. Può sbilanciarsi Nadia. Perché non è in un gruppo sportivo. Infatti, può dire quello che vuole. Posso dire quel cavolo che mi fa. Tu le vorresti fare le Olimpiadi? Magari dicessero: senti, facciamo così. Supponi che con tutto quel casino che succede, magari fanno pure le Olimpiadi. Però sei, insomma, col casino che succede, magari tu sei tra qualificati. Saranno delle Olimpiadi di livello assurdo, nel senso fuori dagli schemi. Però tu saresti dentro. Cosa ne dici? Andrebbero fatte le Olimpiadi in questo caso? Oppure comunque si tratta di una scelta assurda in merito a quello che sta succedendo nel mondo in questo periodo? Allora, risponde Nadia, giustamente. Non avevate dato il via libera. Vabbè, rispondi pure tu, dai, è uguale. È lo stesso, secondo me, però. No, secondo me è un po' insensato farle, anche perché tutti questi problemi stanno ritardando la preparazione, non soltanto la preparazione, ma proprio anche lo stato fisico. Le gare, quando le faremo, cioè quando potremo gareggiare, e si intende non soltanto in Italia, anche all'estero. Quindi questa situazione non è semplicemente critica qui in Italia, ma anche all'estero. Quindi io sinceramente non, cioè, sarei in disaccordo se le facessero, perché non ci sarebbe una possibilità di qualificazione pari agli altri anni, agli anni scorsi. Quindi io sarei in disaccordo. Poi, oddio, le decisioni non le prendo io, però. No, appunto, nel senso, ho fatto un esempio estremo del tipo, se con tutto quello che sta succedendo in questo momento venissero fuori delle qualificazioni assurde, quindi Jacopo De Marchi fosse tra i papabili per le Olimpiadi, allora Jacopo avrebbe accettato la partecipazione, oppure avrebbe detto: no ragazzi, comunque si tratta di una cosa assurda e fuori dagli schemi. Anche perché bisogna tenere conto dei ranking. Esatto, non è un problema, perché so tantissimo, però ad esempio bisognerebbe fare come minimo 3 gare. Aspetta, è arrivata la notizia 5. Adesso in diretta. Esatto. È arrivata la notizia 5. Sono mezzo. Che Elena Rea ha rimbalzato qua in chat, che purtroppo la chat è scomparsa a sinistra, altri problemi di video. Rimandate le Olimpiadi, adesso vado a controllare, dovrebbe essere, diciamo, stato annunciato che le Olimpiadi sono state rimandate. Ma ok, nel pomeriggio avevano fatto una riunione a riguardo. Sì. Anche, sì, so che anch'io che non abbia detto la TV. Sì, confermo anch'io. Ok. Io non rischio andare a vedere adesso sul PC, perché già ha un livello di, diciamo, di impegno assurdo, potrebbe saltare anche quello tra le varie cose che possono succedere, quindi magari controllate voi, magari lo faccio sul telefono. Comunque sia, il punto è capire se si tratta di un rinvio all'autunno oppure addirittura all'anno successivo, perché già si pensava all'autunno, 2022, questa è la situazione, non potrebbe essere, non si butterebbe via tutto, nel senso. Perché se garantissimo agli atleti
uno o due mesi per avere il tempo di gareggiare a livello internazionale, fare delle qualificazioni che siano, diciamo, accettabili, e poi gareggiare in autunno potrebbe essere un'idea. Il fatto è che, allora, cioè, prova a pensare quei poveri cristi che devono farsi la maratona in Giappone a quando? Novembre, tipo, potrebbe essere il periodo papabile a quel punto, ottobre. Fa freddino in Giappone. Ma poi, guarda, se si potesse fare ottobre, invece, ti posso dire questo. Ora, devo controllare, ma Tokyo 64 non è che l'abbiano fatta a luglio, sì, insomma, a luglio-agosto. No, quella... il fatto è che... Cioè, che sarebbe... sarebbe delle Olimpiadi un po' tirate per i capelli, non... Guarda, Tokyo 64, 10-24 ottobre. Secondo me cioè, ha un filo logico e ha senso. Cioè, nel mio caso io ho il vantaggio che ho fatto il minimo e non ho problemi di ranking, però in realtà è un discorso che ha senso, senza contare il fatto che al di là della difficoltà che hanno gli atleti ad allenarsi, a gareggiare, c'è un discorso anche di salute pubblica e ci sono anche, dovrebbero anche garantire un minimo di controlli antidoping nel periodo antecedente da parte di tutte le nazioni. Che non so se neanche... Sì. Esatto, perché c'è anche questo. La nuova frontiera del doping è il doping in allenamento. Il doping in gara è troppo rischioso e comunque hanno verificato... Non è che renda come allenarsi al massimo delle possibilità quanto si può fare se ci si dopa in allenamento. Quindi, nell'ottica della lotta al doping, i controlli durante il periodo di preparazione sono quasi più importanti di quelli durante la gara. E questi sono stati completamente annullati, o meno, ridotti a zero per via del coronavirus. Nel senso che nessuno si rischierebbe di andare a far visita, fare l'untore, andare in giro a fare controlli antidoping alle persone. Di conseguenza, questa cosa potrebbe essere sicuramente un fattore problematico per quanto riguarda le Olimpiadi, oltre al problema di non sapere quando, come e dove qualificarsi. Questa cosa del ranking, ne parlavi nella scorsa live che abbiamo fatto insieme, Davide, l'anno scorso, della difficoltà di salire, di acquisire punti quando sei ancora al di fuori del giro delle gare che contano. Rispetto all'anno scorso, perché c'è un record italiano in mezzo, cos'è cambiato? Beh... Sicuramente io adesso, quando inizierà la stagione di gare, se mai inizierà, per me dovrebbe essere un po' più facile trovare comunque delle gare di un livello che dia anche dei buoni punteggi per il ranking, quindi sono avvantaggiato anche sotto questo punto di vista, mentre invece per chi deve partire da zero è più complicato, perché comunque questo ranking, come anche è giusto che sia, lo stesso risultato ottenuto in una Diamond League o in una gara provinciale ha una differenza di punteggio talmente alta che nel caso dei 400 metri bisognerebbe correre in un meeting provinciale penso 2 secondi più forte di quanto uno non debba correre in una Diamond League per poi avere nel totale dei punti lo stesso risultato. Esatto. E il discorso complicato. Credo che, non so... quanto sia, diciamo, dentro questa logica anche Nadia, che comunque è più giovane di te, si affaccia ora all'atletica, diciamo, assoluta, con buoni risultati, però questo poteva essere l'anno in cui potevi, diciamo, farti valere anche a livello internazionale assoluto, Nadia, vero? A partire da questa primavera. Beh, ci avrei provato, se non altro, questo sì. E adesso non si sa... Non so neanche, cioè, non credo, non so come muovermi con allenamenti mentalmente, e quindi per l'appunto ho preso questo periodo di pausa giusto per capire un attimo cosa hanno intenzione di fare, quali possibili gare, anche perché secondo me prima di giugno non si gareggia, quindi diventa anche molto difficile mettere su un foglio la preparazione, gli allenamenti da fare, anche perché... Io è dal 26 gennaio che non gareggio, avevo fatto la scelta di saltare le indoor per dedicarmi maggiormente sulla preparazione invernale, quindi fare un massiccio, una bellissima base sotto per poi metterci sopra tutta la preparazione e velocità della pista, e invece mi sono ritrovata all'inizio di marzo a ricontinuare la preparazione e quindi non poter velocizzare. E quindi
io è da gennaio che non gareggio e diventa un po' difficile, di conseguenza è meglio stoppare, infatti sono più che d'accordo. Guarda, approfitto che stiamo parlando con te perché c'è una domanda che è arrivata adesso. I chilometri che fai di preparazione durante la settimana, diciamo in questo periodo in cui siamo regrediti a livello base, diciamo, invernale? Allora, solitamente meno di 10 km al giorno non ne faccio. In realtà faccio anche pochi chilometri rispetto a... settimana. Grazie per ricordarcelo. Rispetto a altre mezzofondiste, come minimo comunque sono 10 km, sì. Ok, come allenamento base, diciamo, per portare a casa la pagnotta, potremmo dire. Sì, dai. Ok, precisazione da parte di Sebastiano Parolini, che tra poco avremo in live, anche lui a salutare. Prima, naturalmente, daremo adeguato spazio per terminare, diciamo, a Silly. La deadline per la decisione definitiva per l'Olimpiadi è ancora di qui a 4 settimane, nel senso che aspettiamo ancora, non è niente di ufficiale, quella prima era un'indiscrezione. Dell'Olimpiadi sapremo di più nel dettaglio tra 4 settimane, quindi abbiamo speculato come sempre a riguardo, però è comunque atletica questa e ci piace parlare di atletica. Ora, volevo parlare un attimo, ok, perfetto. Stanno arrivando delle domande, infatti mi sta scrivendo Alessandro, stavo cercando anche di ristabilire la chat a sinistra, che anche quella è scoppiata, ma ora mancano veramente poche cose che possono andare storte in questa giornata. Però dai, succede anche questo. Ora, facevo chiudere il discorso a Giovanni Silly. Prima però, intanto è arrivato un following su Twitch, quindi grazie ragazzi, sono anche su Twitch in questo momento. Cerco di farle tutte e le faccio male, però sono anche su Twitch. Allora, era arrivata una provocazione da parte di Petrarese, un ragazzo che probabilmente non conoscete, è molto, molto intelligente e forte. Ah, Petrarese minaccia di voler battere il record di molestia degli amici di Davide Finocchietti, perché la scorsa settimana con Davide c'erano gli amici, lui che è marciatore, che lo stavano tartassando di domande e riferimenti. Fortunatamente non viene mostrato niente a sinistra, però cercherò di ristabilirlo. Allora, mi arrivano solo i commenti filtrati da parte del mio moderatore. Giovanni, per quanto ti riguarda, perché insomma sono arrivate domande anche ovviamente su come questi tre atleti da copertina di oggi si allenano, però volevo sapere da parte tua, mentre intanto ti inquadro, come va la carriera dal punto di vista sportivo, se riesci ancora ad allenarti, come riesci ad allenarti e cosa è cambiato rispetto a prima. Guarda, sono riuscito a tirare avanti 2 settimane con gli allenamenti, nel senso che il campo è stato immediatamente chiuso e non riuscivo ad andare a correre per strada da solo, ovviamente senza i miei compagni di allenamento, perché bisognava rispettare il metro di distanza, oppure, cioè, se correvi in gruppo praticamente venivi visto come un untore, quindi era meglio non farlo. Però ora siamo barricati in casa, come ha detto Jacopo, e il nuovo decreto della regione non prevede neanche di uscire a fare passeggiate, quindi sono fermo in casa. Beh, magari dopo allenamenti... sì. È arrivata una precisazione? No, sentivo dalla chat o da Skype. Niente. Cosa non ho sentito? No, è Davide che ogni tanto parla con qualcuno, quindi si sente il... Ah sì, scusate. Ma sì, ma questa è una live tranquilla, nel senso, cosa può andare più storto di così? Bisogna viverla come si vive in questo momento, come una chiacchierata tra amici, altrimenti sarei già impazzito poco tempo fa. C'è la mia ragazza che mi sta torturando perché lei ha appena cucinato quello. Io invece sono stomaco vuoto. Ok, allora non si offende nessuno, appunto, se mangi, cerco di fare troppe cose insieme. Prima rispondiamo ad altre domande. Matteo Spano intanto si complimenta con Pietro per la sua frazione di Marrakech. Matteo, anche tu volendo potresti essere qua, perché sei una lista di papabili.
Per chi non lo sapesse, la frazione di Marrakech è quella dei campionati mondiali universitari che si doveva tenere, però non si è tenuta per colpa del coronavirus. È stata una delle prime manifestazioni a saltare, quando ancora si pensava che si poteva, diciamo, risolvere la situazione entro le gare estive. Invece no. Anzi, una piccola chicca. La Cina adesso è l'unico paese che si è praticamente tirata fuori dai contagi interni, no? Il giorno dopo, quelli che dovevano essere i mondiali indoor cinesi, c'è stata una gara in cui è stato stabilito la miglior prestazione mondiale di getto del peso femminile. Quindi, se fosse stato solo per la Cina, magari anche se con un giorno di ritardo, quei campionati mondiali li avremmo potuti fare. Invece, purtroppo, è andata come è andata. Però, dal nostro punto di vista, possiamo solamente sperare che la situazione migliori in futuro. Ok, domandone da parte di Stefano Benzoni. Allora, Jacopo, demarchi la tua settimana tipo di preparazione invernale estiva e poi, sia a Jacopo, Giovanni e Nadia, se stanno facendo qualcosa su Tapirulan, ciclette o esercizi a corpo libero. Grazie Stefano per la domanda. E, beh, in inverno si parla di macinare chilometri su chilometri. Quindi, diciamo, adesso sono all'ultimo anno promessa, mio malgrado, perché perderò tutta l'estate da ultimo anno prima di diventare senior. E, diciamo che tipicamente sono uno che fa tanti chilometri la settimana, sono arrivato addirittura a toccare il picco dei 160 le ultime settimane di preparazione invernale. E una settimana tipo siamo sui 3 lavori d'inverno, 3-4, di cui uno sicuramente di salite, un medio sicuramente, che sia medio variato o roba del genere, le ripetute, maledette ripetute lunghe, quindi dai 1000 fino ad arrivare anche ai 4000 di ripetuta. E poi vabbè, il resto, soprattutto d'inverno, si fa tanta palestra, si fa la componente di forza che è fondamentale in inverno, e vediamo un allenamento che può essere magari anche interessante, andiamo sempre sui 10 chilometri di chilometraggio di ripetute, e se si fa 3x3000, 1000, anche 4x3000 a volte, 4000, 3000, 2000, 1000, con gli allenamenti belli a scalare. Si narrano allenamenti favolosi in quelli di Tirrenia, tra te, Parolini ed altri atleti. Diciamo che Sebastiano, che ovviamente ci sta vedendo adesso, che spero che entri dopo, e così ci divertiamo. Sì, assieme a lui e a tutti gli altri under 23, non solo a Tirrenia. Diciamo che ci alleniamo quelle 2 settimane bene in gruppo, è uno spettacolo, perché alla fine passi da allenarti da solo o quasi. Io ho la fortuna di avere Neca Crippa, per dire, a Trieste, che questo inverno c'è stato, non c'è stato, tra Kenya e non Kenya, e a passare da allenarti in 5-6, cioè non ti aspetti neanche di poter fare determinati allenamenti da solo. E, tra l'altro, quello è stato uno degli ultimi raduni ufficiali prima dell'interruzione, diciamo, di tutta l'atletica praticata a livello ufficiale per colpa del coronavirus, se non sbaglio, no? Sì, siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Già. Dovevamo andare a Marrakech, cinque giorni prima della gara praticamente avevamo già biglietti, tutto quanto, partivamo da Pisa lì vicino direttamente, e ci hanno annullato la gara, e quindi siamo tornati a casa essenzialmente. Quindi abbiamo cambiato anche la preparazione in corso d'opera, ma alla fin fine arrivavi lì, sapevi che annullavano Marrakech, la tua preparazione invernale praticamente implodeva in se stessa, e ti diceva basta, è finito. Quella adesso... famosa preparazione della 4x1005. Ora, esatto. Rispondi pure Nadia, mentre sto... Finalmente dovrei avercela fatta, tra poco appare la chat a sinistra, la recuperiamo. A quale domanda? Perché me ne sono allora, arrivata... le domande erano sì, 2, Jacopo si è concentrato su una. Allora, la recupero subito, riguardava, sì, oltre all'altra lavoro di allenamento, che faccio io. Consiglio di rispondere alla seconda, quella riguardo allenamenti alternativi con... ciclette, oltre a tapirulan, anche comunque detto che fai, oppure corpo libero?
Allora, io faccio esercizi ovviamente a corpo libero di potenziamento, e ho anche la cicletta, ma preferisco correre sul tapirulana, quindi nel periodo precedente alla decisione di fermarmi facevo tapirulane e esercizi con gli elastici per potenziare il tutto. Ok, perfetto, dovrei avercela fatta, quasi. Ci siamo anche con la chat. No. Mamma mia, quanti problemi, però almeno adesso voi che ci guardate potete vedere la chat a destra, Si vedono le anche domande se un po' adesso? tagliata, anche se un po' tagliata. Allora, volevo chiudere con Giovanni perché ci sono purtroppo un sacco di persone con quale parlare, quindi Giovanni, se vuoi darci un ultimo assaggio della tua presenza, ci faresti un sacco di piacere, se non altro mandarci un messaggio di vicinanza in questo momento difficile per tutta l'Atletica. Vai Giovanni! Ma nulla, tenete duro e basta. È uguale per tutti, è dura. Tutti in quarantena, tutto il giorno a casa, è dura. Però teniamoci in forma, almeno abbiamo una scusa per allenarci a corpo libero, fare qualche esercizio, allungamenti e via. Giusto, Nulla di più. Grazie perfetto. Allora, ti ringrazio tanto e spero che verrai anche nelle prossime a te. puntate, nel senso non c'è bisogno di fare una volta e via. L'obiettivo è quello di avere una community che parla, quindi intanto ciao, diciamo, ti Ciao Giù. invito gentilmente a Ciao toglierti di ragazzi. mezzo per ora, perché così lasciamo spazio ad altre persone e Buono. non ti preoccupare, nel senso che ci ha fatto molto piacere e se vuoi puoi rimanere qua a parlare in chat e farci anche altre domande. Siamo qui per questo, no? Va bene, tartasserò Jacopo di domande Strane, inopportune. giusto. Ciao Perfetto, ciao Giovanni, ci vediamo alla prossima. ragazzi. Ciao. Allora, mentre intanto cerchiamo di far arrivare qualcun altro e sto prendendo un po' la mano, come vedete il mio... se riesco a trovare Nadia Battocoletti, anche con le caption sopra, cioè con... dovrei, cioè la scritta sopra dovrebbe corrispondere all'atleta che parla. Adesso lo fa. Nadia Battocletti, perfetto, in attesa che si colleghi qualcun altro, altre domande che sono arrivate dalla chat, che vado a trovare subito. La classica domanda, ecco, questa è interessante, andando però per ordine. Luca Giorgi fa la domanda a Davide. La tua evoluzione fisica, si parlava prima di One Punch Man, cosa ti è successo dal 2016 circa al 2018? 18, possiamo dire, quando è stato il tuo periodo più basso dal punto di vista fisico, in cui avevi, diciamo, da recuperare anche la forma oltre che la convinzione? Beh, sì, diciamo che nel 2016 insieme a un po' di la stagione è andata talmente male che sono arrivato a fine anno che mi ero proprio anche lasciato andare proprio dal punto di vista fisico e quindi quando sono arrivato a Rieti avevo anche preso qualche chilo in più anche se in realtà io comunque era dal 2015 che mi segue un medico nutrizionista del dottor Luca Mondazzi e quando poi quando ho capito poi che dovevo recuperare una condizione fisica adeguata prima di pensare anche a correre forte, mi sono messo a seguire veramente poi i suoi programmi. Ho recuperato anche la condizione, oltre quello, insieme agli allenamenti di Chiara, mi hanno fatto recuperare un fisico da atleta, diciamo. All'inizio era proprio una dieta abbastanza. Mangia questo, 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 quando fai forza, corri, e anche proprio col dosaggio. Adesso invece siamo arrivati in una situazione in cui sono un po' più libero di gestirmela perché ha visto che comunque sono in grado di farlo in maniera corretta e mi dà più che altro dei consigli nutrizionali o delle dritte poi sull'integrazione e come gestire al meglio la parte, diciamo, integrazione. Ok, perfetto. Andiamo subito a altre. Mi piacerebbe dare più tempo a tutte le domande, però siamo veramente in tanti. E Pietro Rese ne ha fatta un'altra a Nadia. Ecco, Ok. no, beh, questa Pietro, io ho detto che eri un ragazzo molto intelligente. Dici, se Nadia esce per portare fuori il cane, come
perché non si può più andare a correre. Sì, sto dentro i famosi 200 metri, giusto per i bisogni fisiologici del mio cane. Ok, insomma, poi purtroppo questa norma, ovviamente, per la situazione in cui ci troviamo, non è equa nei confronti di chi ha case, diciamo, c'è chi ha case che gli permettono meno di giostrarsi con il giardino, altri no, ovviamente, non è che stiamo a vedere queste cose quando si parla di salute delle persone. Certo che alcuni atleti sono più fortunati di altri, era semplicemente una precisazione, sì, anche, diciamo, un commento anche riguardo. Gli stessi atleti, però gli stessi atleti che hanno anche le disponibilità economiche magari di permettersi subito un attrezzo da potersi comprare, come dicevo anche io prima, un tapirulan, magari non tutti riescono, e comunque un tapirulan costa, se ti viene nella casa, stessa cosa una cyclette, cioè non tutti si possono permettere, non tutti ce l'hanno già, quindi anche da quel punto di vista non è facile per tutti, ecco. Magari qualcuno è più fortunato, come hai detto tu, ad avere anche un giardino, magari semplicemente. Ok, allora, a questo punto io direi, mentre cerco di far entrare un'altra persona, pensavo a Matteo Spano, con la sua simpatia potrebbe dare un bel tocco di classe a questa live. Intanto faccio rispondere a altre domande per Nadia, da parte di Luca Valentini. Correre di fianco alle africane, ti abbiamo visto lottare alla 5 Morini al Campaccio con grandissime prestazioni e ci hai fatto sognare fino quasi al traguardo. Com'è correre con le africane, Nadia? Allora, è davvero molto emozionante, anche perché non ho ancora 20 anni e fino a qualche anno fa le vedevo proprio come irraggiungibili, e quindi resistere fino a un paio di chilometri prima della fine è davvero molto emozionante anche per me. E in più, soprattutto a Campaccio 5 Mulini, mi sono divertita un sacco davvero, anche perché poi la gente mi citava e... No, super bello, sì. Ho ricordi meravigliosi. Ok, e ovviamente si stava a parlare prima della rivincita su pista, che purtroppo arriverà tardi questa stagione, però potrebbe essere una buona, un buon obiettivo a cui pensare adesso. Domanda a bruciapelo che mi viene in mente adesso. Tu avresti puntato ai campionati europei all'aperto quest'anno? Sì, avrei puntato a Parigi, sì. Anche perché... E altri appuntamenti in pista, come ad esempio europei under 23, quest'anno non ci sarebbero stati, cioè ci dovrebbero essere i campionati del Mediterraneo, e quelli già io e mio papà pensavamo di non partecipare, piuttosto preferire gare internazionali su pista. Pensi che avresti potuto ottenere l'invito per gare, cioè, di che importanza? Perché c'è un bel circuito di gare internazionali che però non arriva alla Diamond League. Penso ad esempio alla Chaux de Fonds, dove Davide ha fatto il record italiano e per la prima volta sotto i 45 secondi, se non sbaglio. Giusto, sì. Perché insomma ne ha fatti, sì, tanti. No, giusto. Però ovviamente la Diamond League credi che sia troppo lontana quest'anno, se la fanno credi di arrivarci a un certo punto? Magari il Golden Gala, se ci fosse stato, avresti partecipato, oppure appunto avresti puntato ad altre gare di livello leggermente inferiore però con grande competizione per i tuoi tempi? Oddio, non ci avevo ancora pensato. Ti metto questo tarlo, comunque sia, vedi, se avessi le tue possibilità io farei tu questa pianificazione, però ovviamente io sono in mezzo fondiere, il mio obiettivo è quello di far conoscere l'atletica agli altri più che praticarla ad alto livello io, nel senso io ci provo, però non è così facile. Ok, no, giustamente, è bello immaginarsi quello che sarà l'atletica del futuro, anche perché attualmente siamo qua a parlare sul web, è l'unico modo per metterci in contatto è questo. Però sì, se ti è venuto in mente qualcosa, dove ti trovi? Dove ti vedi tra un anno? Ti vedi a una gara di Diamond League tra un anno? Oddio, ci spererei sì, anche perché per ora in pista ho avuto sempre, dico, delle falle, ma più per mia testardaggine che altro. Io sono una ragazza che si pone sempre un sacco di limiti, di restrizioni, dicendo oddio no, non ce la posso fare, e quando faccio qualcosa un po' vicino penso, ah beh, forse, però prima devo prendere le mazzate per
cominciare a capire, se no sono molto, non sono molto dura di testa, diciamo, soprattutto in pista rispetto al cross. Al cross riesco a sentirmi più a mio agio. C'è tempo di migliorare e di più che altro affinare anche questa caratteristica. Nella live della settimana scorsa con Pietro Resa abbiamo parlato dell'allenamento mentale ed è venuta fuori una cosa molto interessante, perché mi hanno, diciamo, affossato in live lui e Davide, hanno dimostrato quanto io nel mio, diciamo, preparazione, le aspettative che nutro nei confronti della competizione, quanti errori faccia, e quindi comunque sì, anche quella è una parte importante. Quindi se volete potete anche andarla a recuperare. Però, allora, Matteo Spano ancora non si è collegato e chiedo a Jacopo se hai provato a chiamarlo oppure no. Sì, allora, c'è scritto che ora partecipa alla conversazione sulla chat di Skype e non so se è già dentro. Gli ho mandato il link per entrare. Sì, deve collegarsi anche con il video. Comunque. Però ho fatto una domanda interessante, infatti, quindi recuperavo. Oltre a partecipante diretto e anche un intervistatore. Allora, la recupero subito. Benissimo. Per Davide Re, sulla degenerazione degli ultimi metri di un 400. Qual è il problema principale nell'ultimo rettilineo? La frequenza o l'ampiezza? Guarda, quando ho visto quella domanda mi sono spaventato, perché in realtà non credo di sapere la risposta. Però, a rigor di logica, sicuramente c'è qualche persona al Benissimo, magari aspettiamo adesso mi smentirà subito. A rigor di logica penso che sia che collassi prima l'ampiezza. Infatti uno di solito cerca di sopperire cercando per quanto possibile di aumentare le frequenze per compensare la perdita di ampiezza, innanzitutto. Inoltre l'aumento comunque dell'attato, dell'acidità del sangue dovrebbe, diciamo, portare a una contrazione non efficace del muscolo, perdere forza e quindi perdere ampiezza in prima battuta. Penso che sia così. Però in realtà era una domanda interessante, mi sono un po' spaventata quando l'ho vista, perché la risposta certa non ce l'ho. Perché insomma, diciamolo, tu sei uno di quelli che ha la verve maggiore, lo spunto migliore nell'ultimo rettilineo rispetto a quelli anche del tuo livello, perché abbiamo visto dei bei recuperi, soprattutto nelle staffette ci fai sognare. Quale pensi sia il tuo punto di forza? Insomma, ovvio che la risposta in questa domanda che ti ha fatto Matteo dipende anche dalle caratteristiche dell'atleta, nel senso che se uno ha una falcata diversa magari punta più sull'ampiezza oppure sulla frequenza. Tu nello specifico rispetto ad altri in cosa ti reputi migliore nell'ultimo rettilineo? Beh, io penso di avere una buona potenza lattacida, una buona resistenza lattacida comunque, sicuramente. E quindi 800 metri, scherzo, sì. Anche se in realtà potrebbe anche essere magari una migliore distribuzione dello sforzo, però quello, se no, potrebbe essere una caratteristica più comune a tanti altri. Diciamo che io comunque, prima di dedicarmi alla velocità, vivo 400 metri, ho fatto molte campestre a livello studentesco, comunque ero abbastanza abituato a correre distanze un po' più lunghe, quindi un po' di resistenza mi è rimasta dentro, anche a discapito della velocità di punta, perché invece uno dei miei problemi principali sono per esempio il tempo sui 200 metri, che 20:90 non è degno di gente che corre sotto i 45. Poi probabilmente se avessi fatto un 200 le due volte che ho corso sotto i 45 mi sarei avvicinato penso ai 20:60, 20:70 almeno, ma rimangono comunque tempi abbastanza alti, e infatti l'obiettivo adesso è migliorare il tempo sui 200 e mantenere la capacità di resistente che ho già. Intanto si palesi, perché si è appena manifestato Matteo Spano. Prego Matteo, benvenuto Spano, qua benvenuto. In live. Mi si vede, mi si sente? È tutto regolare? Io ti sento ma non ti vedo, poi non so gli altri. Sì, nel senso, io ti stavo vedendo. Prova a parlare ancora, perché è arrivato sopra Jacopo De Marchi. Questa digerizione automatica non è il massimo. Dovresti Pronto? Essere questo? Vediamo se riesco a recuperarti. Ah, pronto, ecco. Matteo. Che no, strano. È Navia, perché non si è collegato con il nome ufficiale di Skype, ma premendo direttamente il link c'è un codice. Eccoti qua. Benvenuto, Matteo.
Ciao, buonasera a tutti, grazie della possibilità e un saluto ai colleghi, ai telespettatori. Allora, salve. L'ultima volta che ti ho visto eri palesemente con qualche birra di troppo dopo la vittoria dei campionati italiani a Bressanone. Ma, come si dice, tu ti sei fidato dei miei compagni lì vicino, ma io ne avevo bevuta proprio una di numero in realtà, quindi... Era la ebbrezza della vittoria allora. Sì, certamente, qua stiamo parlando comunque del primo titolo in generale della carriera, quindi è normale che in un certo senso fosse una situazione mentale particolare. Ecco. Ci posso credere perché la tua situazione alla fine è quella dell'atleta che, diciamo, dopo anni da comprimario poi si prende le soddisfazioni tutte in una volta, no? Cioè è arrivato questo titolo ispirato su 1500 metri e poi la partecipazione ai campionati europei a squadre, se non sbaglio, no? Dove non sei andato malissimo. No, beh, è andato bene. Me... Cosa? Infatti non sei andato per niente male a quella gara. No, cosa volevo dire? Per me parlare di queste cose è tuttora qualcosa di magico, insomma, quindi difficile anche. Poi in sé la gara... a Bigos avrei firmato per una posizione del genere personalmente. Se poi mi chiedete di rifarla, un'altra esperienza, un'altra consapevolezza, non dico che non si potesse fare anche meglio, però appunto è una questione di esperienza che a me manca, nel senso che era la prima gara quel livello lì, se vogliamo, specie dopo, insomma, avevo fatto una a Lignano dove ho fatto il mio record personale, però non è la stessa cosa, insomma. A Lignano avevo una maglia che era quella della mia società, mentre lì a Bigos avevo la maglia dell'Italia, quindi c'era una responsabilità ulteriore, ecco. Però è andato via il video, però ti abbiamo sentito. Eccoti qua. Per un attimo ti era andato via il video, però almeno ti abbiamo sentito. Ovvio. Diciamo, la gara della vita la fai una volta, poi se anche la seconda gara viene bene vuol dire che c'è qualcosa che non sia semplicemente la fortuna dietro, no? Certo, sì, no, sono d'accordo. Poi... chiaro che a me, da un certo punto di vista, quest'anno sarebbe piaciuto, piacerebbe ancora vedere, insomma, se riesco a confermarmi, però appunto per il problema che stiamo vivendo un po' tutti, questo confronto rischia di traslare all'anno successivo, mi pare di capire, perché ormai questa stagione è una stagione in un certo senso falsata e allora non lo so che ne sarà, però è importante comunque cercare di capire se si è in grado di rimanerne la dimensione o se è stata una cosa estemporanea. Io avrei voluto rispondere a questa domanda quest'anno, però appunto faremo vedere. Ma infatti la domanda che invece arriva praticamente a tutti quelli che si collegano è quella: ma in questo periodo tu come ti stai allenando? Che differenza c'è rispetto alla preparazione abituale e come riesci a gestirla la situazione attuale? Allora, io in queste settimane qua sono riuscito a fare quasi tutto quello che avrei fatto normalmente, con certe limitazioni ovviamente, però il mio campo vicino a casa mia ce l'ho, tutto sommato sono riuscito ad allenarmi. Ora ci sono ordinanze sempre più restrittive che da oggi proprio mi impediranno la prossima settimana di allenarmi in pista, e avevo questo beneficio della testa di interesse nazionale, quindi avevo continuato ad allenarmi. E di conseguenza sì, la prossima settimana sarà una settimana molto limitata e diciamo che mi sa che dovrò un attimo calare il ritmo, ma in maniera abbastanza brusca, perché certi allenamenti non si riescono a fare dalle mie parti, ecco. Possono fare i lenti certamente, però un allenamento spinto, uno che porta al limite, diciamo di no, quindi sarà interessante, però la vedo molto grigia, ecco. Ok, allora, un attimo solo, allora, la dichiarazione d'amore di Neca Crippa nei confronti di Jacopo che aveva fatto, poi ha ritirato il messaggio invergognandosene molto, però è rimasto abbastanza tempo perché lo leggessi. Jacopo De Marchi, ti manca più Neca Crippa o Nadia? Diciamo che sono due dimensioni diverse, due mancanze diverse, dai, mettiamola così. Scusa? Non voglio entrare troppo nel... Aspetta che mi metto subito. Allora, un bellissimo litigio tra fidanzati, è nato grazie alla mia
malevola intenzione coadiuvata da Deca Crippa, però ragazzi si fa per scherzare, ovviamente il problema è che non ci possiamo incontrare di persona in molti e quindi le frizioni vengono sicuramente fuori, sia dentro casa perché è costretto a rimanere sempre con le stesse persone, sia fuori casa con le persone che tu non vorresti, che tu vorresti ma non riesci ad incontrare, perciò ragazzi tranquilli, ci siamo almeno adesso in live insieme. Siamo, allora, comunque vorrei anche dire che Neka mi ha abbandonato per tutto l'inverno senza coronavirus, comunque lui è andato in Kenya tranquillo, mi ha detto niente, ho preso l'aereo, è partito, mi fa andare da solo e basta, quindi sono anche un po' offeso da questo punto di vista, Neka, grazie. Sì, però insomma stava preparando i mondiali di mezza maratona, purtroppo non ci sono stati, però sì. Allora, Giovanni Silli è rimasto qua, ci ha fatto una domanda a Matteo Spanu, cosa ne pensi di Domenico Bini ma non il telecronista? Ma Domenico Bini è uno dei miei mentori, personalmente ascolto la sua musica prima delle gare quando posso, che è musica molto pregiata, mi carica particolarmente. Sì, lui fortunatamente sforna un 6 nuove canzoni al giorno, di conseguenza riesco a tenermi particolarmente stimolato. Sì, è molto potente lui, infatti sarei attento, insomma, per me le possibilità sono altissime per il futuro di vederlo sul palco italiano di grande importanza. Il tuo sorrisetto mentre parli, cioè, mi comunica simpatia e una leggera sensazione di essere preso per il culo, però questo è il bello di Matteo Spanu, oserei dire. No, vabbè, io sono relativamente sincero quando parlo di Domenico Bini, in realtà, un grande rispetto per il personaggio, indubbiamente. Vabbè, dai, passiamo ad altro. Allora, cercando un po' di recuperare altre domande, tantissime. Pietrarese, sempre sull'alimentazione, stavolta sulla merenda tra pranzo e cena. Lo chiede prima Nadia, però volevo poi recuperare anche Davide, perché era da un po' che, diciamo, non vorrei che si annoiasse in questo evento. Appunto, no. Come curate l'alimentazione anche nei tempi? Tra pranzo e cena fate merenda oppure no? Allora, più merende, ovvero... E non ho sempre fame, di conseguenza un'ora e mezza dopo pranzo inizio già a smangiucchiare dietro, però in realtà faccio sempre una merenda stabilita verso le 4, le 5 così, poi oddio, cambia tutto in base all'allenamento. Aspetta che non si è persa l'ultima frase. Sì, anche merenda la faccio, è anche qualche volta abbastanza abbondante, più tipo magari un po' più proteico, magari più improntato sulla frutta, dipende anche lì dall'allenamento che ho fatto prima. Però comunque merenda sicuramente la faccio, sì, non so, tutto il giorno senza mangiare. Non ce la farei, penso, neanche volendo. Ok, allora, stiamo felici perché se sono diventato per un attimo bianco è perché era passata a zero la qualità della connessione, per fortuna non per tanti secondi che ci avrebbero, diciamo, fatto interrompere la live, quindi siamo contenti, il sorriso di Jacopo De Marchi mi rincuora. Jacopo, tu sei uno di quelli che mangia tutto il giorno e poi se ne pente oppure lo fa con criterio? No. Quello in questa chiamata non sono io, vorrei sottolineare questo. E, diciamo che sto attento tipicamente a cosa mangio, diciamo che sono stato indottrinato da Patrick Nasti nei vari ritiri a Sestrier, dove mi legnavo ogni volta che mangiavo qualcosa di sbagliato. E... grande Patrick, e Davide, anche degli forse anche lo conosce Patrick, sì, ma tra l'altro io l'ultima volta che l'ho visto era diventato un bodybuilder, stiamo scherzando, è quella progressione fisica, mettiamo così. Ok quindi ha traslato quella che era la sua metodologia nell'atletica, nella palestra. Chiusa la parentesi su Patrick, diciamo che sto attento, però sì, cioè mangio, faccio merenda sia di solito sia tra la mattina, sia tra la colazione che il pranzo, che tra il pranzo e la cena, perché comunque di solito faccio, quando ci sono in periodo tipo invernale, faccio colazione presto e quindi arrivare fino a mezzogiorno, che sono 5-6 ore più o meno,
dalla colazione con l'allenamento che magari diventa il lavoro la mattina, è difficile riuscire ad andare avanti. Quindi comunque la frutta secca o le barrette e la banana, quelle cose lì al volo le metti dentro, perché sennò veramente a livello di energie, soprattutto se sei uno, se devi studiare anche. Ovvio. Sebastiano lo fa notare, anzi tra poco ti facciamo entrare così lo sbugiardi oppure lo attacchi pesantemente e lo dissi durante questa live. Sarà una bella discussione. Allora, l'ultimo no, che devo discutere è Matteo, perché io credo che Matteo, da buon atleta del popolo, sicuramente avrà fatto i conti con l'alimentazione e avrà trovato la sua personalissima soluzione. Allora, ti ringrazio tanto per l'etichetta, che mi piace molto. Io per l'alimentazione in realtà mi regolo in maniera abbastanza sistematica, senza troppi vincoli, nel senso che pranzo, cene, so che devo mangiare un primo, un secondo, e frutta e verdura, insomma, volontà, che è, diciamo, un modo per variare il più possibile. Poi in generale i dolci si cerca di diminuirli il più possibile, e nel periodo clou delle gare cerca di essere più, come dire, sul pezzo da un certo punto di vista. Però per il resto non ci sono regole precise nella mia alimentazione. Anzi, io non sono un esempio da questo punto di vista, posso dirlo con grande tranquillità, potrei migliorare molto in questo aspetto. Però generalmente guardo il mio peso ogni tanto e vedo che sono sempre lì. Quindi forse ho anche un metabolismo favorevole da questo punto di vista. Ok, fortunato. Sì, questo è qua. Sì, sono fortunato sicuramente. Guarda, è arrivata una domanda più specifica riguardo. Filippo S. Dice Alessandro Peraccioli, poi scopriremo chi è questa S con il generico Filippo. Dice che non si può correre senza una giusta dieta. Quindi, qual è secondo voi l'importanza della dieta nella prestazione? Chi vuole rispondere? Beh, vado? Vai. Se volete... No, beh, sicuramente l'importanza della dieta magari non è più nel picco prestativo, cioè nella prestazione in sé, ma è nella capacità di recuperare al meglio da un allenamento, diminuire al massimo il rischio di infortunio e quindi avere una maggiore continuità. Cioè sicuramente la dieta bilanciata ti aiuta di più nella preparazione per non avere nessun tipo di intoppo. E quindi sicuramente i vantaggi sicuramente poi sul lungo periodo si vedono e come. Sicuramente. Anche perché, cioè, ci sono questo tipo di cose, l'alimentazione, rientra in un percorso di crescita graduale, anzi gradualissimo. Cioè, l'alimentazione, perché è difficile curarla? Perché se tu sgarri una volta, due volte, gli effetti non si vedono subito. Bisogna sgarrare a lungo prima che gli effetti siano importanti. Quindi, come tutte le cose che gli effetti si vedono nel lungo termine, prima, diciamo, che diventino importanti, quasi te ne dimentichi. Io penso più o meno che sia così. Se tu non hai la determinazione di curare questo aspetto, sapendo che comunque si tratta di un investimento a lungo termine, rischi di non capitalizzare in fondo. Rischi che, diciamo, alla fine lo sgarro diventi la norma. È un po' questa secondo te la situazione, Davide? No, è sicuramente questa la situazione. Per carità, poi il piccolo sgarro ogni tanto può capitare, ma deve essere appunto uno sgarro, non la norma. Bisogna avere un regime alimentare adeguato, secondo me, per poter essere uno sportivo di alto livello. Anche perché ancora da giovane, ma quando poi uno inizia ad avere una certa età, si sentono gli effetti e aumentano di molto i rischi di infortuni, soprattutto. Esatto, cioè fino a una certa età è tutto un po' più facile, possiamo dire. Lo sto notando io, già a 24 anni inizia a essere un'età in cui inizi a infortunarti un pochino più facilmente rispetto al passato. Ora non so, a 24 anni tu eri nella fase 2016, se non sbaglio, no? Sì, esatto. Si inizia... io poi in realtà comunque appunto dal 2016 ci sono messo seriamente a seguire la dieta, e sicuramente è una delle tante
cose che mi ha permesso in questi anni di lavorare con una certa continuità. Esatto. Oltre alle tipologie di allenamento e tutta la parte di costruzione fisica, però è comunque un tassello molto importante nella preparazione dell'atleta, sicuramente, che non va trascurato. Ora, non so se qualcun altro di voi in chat, di voi in live, in videochiamata, ha una opinione così formata in merito all'alimentazione. Se avete qualcosa da dire, perché ci sono anche altre domande che urgono, quindi ditemi pure se avete qualcosa da aggiungere. Una piccola chiosa su magari, dato che c'è Davide qua con noi, la differenza che può fare magari tra un velocista 400 rispetto a un mezzofondista. Si sente malissimo adesso, cerca di riparlare adesso. Per tutti, ma secondo me, Davide, scusa, non allora, sì. Mi dispiace, però non si riesce a sentire la domanda in questo momento, Jacopo, il wifi è tiranno. Ragazzi, adesso problemi di connessione, va bene tutto. Sono dovuti anche al fatto che per colpa della quarantena un sacco di persone si connettono, addirittura YouTube ha tolto lo streaming in alta definizione, non che a me toccasse questa cosa perché l'alta definizione la vedo col binocolo quando faccio streaming, però questo significa che la rete è piuttosto piena e di conseguenza ogni tanto ci sta che cada. Infatti Jacopo è praticamente scomparso in questo momento, nel senso, mi senti se parlo? Io sì, mi sento. Peccato, perché c'era una domanda proprio mi per sentite? Te, ad esempio. Io sì. Aiuto. Ok. Sempre Pietro, che è un bel molesto oggi. A cosa succede? Ci sei, Jacopo, vero? Sì. Ok. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Cos'è successo al raduno giovanile di gennaio 2017 giocando al Lupus in Fabula? È rimasto di sasso con questa domanda qua. È difficile. Vediamo se... riuscite a sentirmi, sì? Sì, dai, abbastanza. Prova. Sì, abbastanza. Ci provo. Essenzialmente era praticamente il mio primo raduno. Lupus, non so se vi ricordate come funziona come gioco. Ognuno deve distribuire, c'è uno che distribuisce le carte, e ognuno ha un personaggio, mettiamo così, è quello che il narratore lancia un po' il gioco, no? Fa tutta la narrazione, eccetera. Essenzialmente cosa è successo? Mi assento 30 secondi. Non ti preoccupare, Davide, beh, questa è una live fiume, può fare quello che ti pare. Vai, vai, tranquillo. Arrivo fra 30 secondi. Vai. E quindi cosa è successo? Io ero un narratore e c'erano dei soggetti un po' particolari che erano Antonio Catallo, Simone Barontini e Michele De Berti, che facevano un po' i deficienti, no? Come si fa ai raduni, no? Si deve fare un po' gli idioti. E io quello che doveva spiegare, no? Che era stato, tra l'altro, i miei primi raduni. Boh, essenzialmente avevo spiegato praticamente 4 o 5 volte le regole. E c'era Catallo che continuava a chiedermi: ma Jacopo, ma come si fa questo? Cosa vuol dire? È una certa, mi ha girato la carta palesemente che si devono tenere nascosti. Mi sono arrabbiato tantissimo, ma tantissimo. Ho urlato, non dico cosa ho urlato, che in questo momento non posso dirlo, per meglio. Solo che eravamo in un albergo dove eravamo tutti, tra l'altro c'era anche Nadia, se non sbaglio. C'erano anche tutti quanti i responsabili nazionale. Mio primo raduno, entra Gabriella Dorio, tutta incazzata, mi riguarda e mi fa: adesso mi devi dare 5 euro. Mamma mia. E mi fa: perché? E mi fa: non si possono dire queste cose. E mi fa: Inizio a giustificare dicendo che, non so, vengo da determinate regioni in cui in cui diciamo che non vado in non scendo in dettagli. Quindi di conseguenza ho iniziato il mio primo raduno della nazionale, che tra l'altro poi sono stato anche male perché ho avuto un virus intestinale. Malissimo, malissimo. Sono andato veramente nei raduni in una maniera orribile. Una volta tutti mi prendono in giro, tutti quelli che erano presenti mi prendono in giro per questa cosa qua.
e diciamo mi hanno affibbiato una caratteristica che non è proprio la mia principale, però. Vabbè. Quindi spero questi, non questi aneddoti anche. un po'. No, no, per... no, dai, diciamo che ormai il tempo è passato e quindi un po' è scemata la cosa, però fino a Grosseto 2017 l'anno anche dopo era abbastanza pesante, mettiamo così. Vabbè, guarda, se ti fa piacere anch'io, vabbè. Quando giochiamo a Lupus sono solitamente il narratore, per motivi che potrete immaginarvi, sì. E ne ho sentite, sì, insomma, sì. Di robe, non mi sono arrabbiato così tanto con persone che non capivano. Anche perché forse non la prendevo così seriamente come la prendevi tu. Magari al tuo primo raduno della nazionale ti sentivi rivestito di chissà quale ruolo istituzionale, no? Il narratore di Lupus, no? E vabbè, dai. Sì, sì, io sì, invito tutti quelli che erano presenti in quella serata di rifare una partita a Lupus con De Marchi come narratore e... di fare esattamente, comportarsi esattamente nel modo che hanno fatto quel giorno e vedere come è cambiato Jacopo, come reagirebbe oggi. Non bestemmierebbe come ha fatto quel giorno, lo farebbe doppiamente, giusto? E comunque da quel momento in poi non ho più fatto il narratore di Lupus in Fabula, quindi una cosa positiva da quell'episodio è... Vabbè, non è che ti piace molto come gioco allora, forse. No. Ok. No. Allora, vediamo se è arrivato altro. Perfetto. Sì, sempre di Giovanni Silli, esatto, Jacopo e Matteo, tra voi due, secondo voi, chi è il più forte? Rispondete sinceramente. Ovviamente. Non si è sentito? Ovviamente Enrico Bon. Oh, oh là. Tra noi due più forte Rico Bon. Perfetto, buon Rico Bon che ha avuto modo di gareggiare all'estero prima che si fermasse tutto nell'Endora, andando bene se non sbaglio sul 1500, poi mi correggerete. Luca Giorgi chiede a Nadia e Jacopo, però prima faccio una domanda a Davide perché insomma ragazzi, no, abbiamo Davide Re, comunque il record italiano, insomma, niente mi tolga. A Jacopo De Marchi o Matteo Spano, Nadia Batoclette arriverà a quei livelli presto, però Davide ci è già arrivato, quindi gliela faccio io la domanda. Voi che non la fate in chat. Ok, Davide, la domanda è molto semplice. Qual è, intanto parla così almeno rimani, diciamo, inquadrato dalla regia. Ah, ok, va bene, ci sono. Perfetto, allora, okay. La domanda è molto semplice. Tu sei uno dei più disponibili tra quelli che abbia mai contattato. Quando ancora non ero il mezzo fondiere con 4.000 iscritti, ma ne avevo tipo 6-700, tu eri già lì che rispondevi gentilmente e sei stato addirittura disposto a partecipare a questa live fiume che non so quando finirà, ma tu sei libero di andare quando ti pare. Qual è la chiave della tua gentilezza? Cioè, cos'è che ti porta a gestire in maniera così disinvolta il tuo rapporto da personaggio, vabbè che non sei Filippo Torto come personaggio, però il tuo rapporto da personaggio nei confronti dei fan e dei tifosi? Ma diciamo che sicuramente il fatto che comunque adesso nelle ultime stagioni sicuramente c'è stato un salto di qualità e è cambiato il livello, però non è sempre stato così e quindi non è che perché siano migliorati i risultati deve cambiare anche la persona in sé, sono solo diventati dei risultati migliori, ma la persona Re Davide è sempre la stessa, cioè c'è un Re Davide atleta e c'è un Re Davide essere c'è umano. C'è molta modestia nell'invertire il nome e il cognome, no? Nell'invertire Davide, anche. La persona Re Davide nonostante tutto è rimasta la stessa. Sì, sì, no, cioè riesco a separare e no, spero di riuscire a separare in maniera abbastanza netta l'atleta da la persona di tutti i giorni che, ma alla fine in realtà non è così solo per me, vi assicuro che la stragrande maggioranza degli atleti, io ero il primo qualche anno fa che magari vedeva da fuori un atleta, vedeva la Sean Merritt, Van Niekerk, questi atleti qui, diceva chissà loro che, invece sono, la maggior parte di queste persone sono comunque persone normali che conducono, non fanno né più né meno di quello che magari faccio io, solo che lo fanno meglio nel loro caso. Però non è, in realtà siamo tutti dei ragazzi dai 20 ai 27, 30 anni e quindi
il fatto che che i risultati migliorino non deve compromettere la persona. Giustamente. No, sono contento di questo, dal mio umile punto di vista, anche perché è bello averti qua a discutere. Tra l'altro non è che avessimo molto da fare questa serata, se non appunto unirci e connetterci. Ora, poi è un'occasione, infatti. Tra l'altro, Petrarese purtroppo non riesce ad essere scomodo, ragazzi, ma vi sembrano scomode le domande di Petrarese? Sono per lo più simpatiche. È troppo serio come ragazzo per essere addirittura scomodo. Cioè, lo chiedi direttamente. Che la mia domanda su Lupus in Fabula era scomodo. Vabbè, un po' scomoda era. Jacopo, cioè, più che altro, era più standard che altro nell'atteggiamento dei tuoi confronti. Mi ascoltano i miei genitori e probabilmente anche i miei nonni, quindi... Vabbè, spero comunque, come hai detto tu, che in Friuli... Friuli, no? O Venezia Giulia? Sì. Friuli. Friuli, ok, grazie. Perché comunque stai Atletica Trieste. Spero comunque che, come dici tu, l'atletica... il modo di parlare sia una caratteristica, quindi non si scandalizzino molto a questo raccontare questo aneddoto. Poi, insomma, è carino, non ti preoccupare, niente di particolare. Sono arrivate altre domande. E poi, insomma, avversare te, Jacopo, standard, no, scherzo naturalmente. Nadia e Jacopo, voi farete la maratona un giorno? Ne avevamo parlato un giorno a riguardo. Io sì, assolutamente sì. Ma la farai preparandola oppure... Anche perché credo che sia il... Cioè, ci punterà seriamente? Come? Ci punterai seriamente? Tipo da minimo per un campionato? Suppongo di sì. Bene. Perché ne parlavamo la settimana scorsa, oddio, oppure 2 settimane non fa? Saprei, io sostenevo... Ah, scusa, c'è una connessione bassa, quindi scusa se ti ho parlato sopra. Però, insomma, sostenevo che per le tue caratteristiche forse dovevi continuare a puntare a 5.000, 10.000 forse, e la maratona lasciarla un altro momento. Invece tu vuoi fare la maratona, quindi mi sbugiardi. Però, insomma, sono contento se dici così. No, beh, oddio... Tra un paio di anni sicuro, non tra 5 anni, superiore ai 15 come minimo. Ok, però pensi di poter dare giocare molto bene Do una risposta secca, ti dico no, io ti dico no. Ok. Oddio, vi siete parlati? La maratona è troppo. Il coraggio è femmina, si potrebbe dire. Matteo Spano, cosa ne pensi? Della maratona? Sì. Della maratona? Sì. Ah, ok. Ma io penso che sia un po' il sogno di tanti runners fare la maratona di New York, e lo è anche per me, ma non di finalizzarla personalmente. Io una maratona un giorno la voglio fare, ma non in maniera... tale che mi devo allenare un anno, perché comunque la maratona, da quello che ho capito, richiede una grande preparazione per essere fatta bene, anche lunga a livello di tempo, quindi non la farò sicuramente a livello agonistico, la farò con il piacere di farla, diciamo, ecco, questo sì, una volta nella vita proprio, non di più. Ok, faccio finire il discorso a Nadia, purtroppo, ripeto, per problemi di connessione non sentivo quando parlava e quindi ne ho parlato sopra. Tra una ventina d'anni... Anche a te, scusami. Però sì. No, dicevo che fra una ventina d'anni, quando sarò grasso e con la pancia, andrò per la cinquantina, magari una, giusto per dire, l'ho fatta una maratona cercando di stare sotto le 5 ore, potrei provare a farla anch'io. Grande, è così, Davide. Giusto. Perfetto. Allora Nadia, vediamo se ti recuperiamo. Ok, io vi sento. Vai. Sì, ci sei. Oddio, non ho sentito cosa avete detto. No, che purtroppo non ti ho fatto concludere il discorso. Quando farai la maratona, quanto ci punterai? Quanto pensi di ottenere da quell'esperienza? Beh, oddio, fare un'esperienza... Cioè, sì, ciao. Fare una maratona è un'esperienza, credo, incredibile, indipendentemente dal tempo.
da qui a 10-15 anni ne passerà di acqua sotto i ponti, quindi non saprei dirti. Ok, comunque ancora troppo. Già si parlava prima della Diamond League dell'anno prossimo, eventualmente delle gare dell'anno prossimo, che già era qualcosa di lontano, figurati se pensiamo alla maratona, però come obiettivo c'è sicuramente. Perfetto. Allora, sì, volevo lanciarti a questo punto una domanda che ti ha fatto Nevio Borin, che aveva fatto anche prima, purtroppo ci eravamo persi. Il tuo riscaldamento prima di un cross? Allora, io faccio circa una ventina di minuti, molto, 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 molto lenti, e in particolare gli ultimi 5 minuti in progressione, e poi faccio un paio di allunghi, 3, 4, 5, con le chiodate, e poi sono pronta, sì. Ok, standard possiamo dire, no? Sì, 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 è normalissimo, senza andature o esercizi. Ok, ora un po' di domande così easy prima di passare al prossimo ospite che sta per arrivare, e farei parlare di più anche Matteo Spano, non so se ti aggrada il fatto di, insomma, di avere questi ultimi minuti prima di lasciarci, perché comunque avevo promesso e comunque avevo in mente di portarne altri di persone, e vedete, sì, un ospite certo, speciale è quello problema. Che sta per arrivare, quindi... Domande così veloci, stanno arrivando tante. Emanuele Scotti, Call of Duty, posso, i videogiochi sono sicuramente una delle cose che prendono più piede in questo periodo in cui non si può fare molto altro. Non so se voi passate il tempo anche in maniera così semplice tra un allenamento e l'altro, insomma tra un'attività di dovere e l'altra. No? Fate anche i videogiochi, usate anche giocare ai videogiochi. Non so se si nota dalle cuffie, mettiamo così. Secondo... Certo, tu sei un patito di YouTube, diciamo, soprattutto YouTuber in questo... che continuano a molestarci, a rubarci il tempo. Qual è il tuo gioco preferito, Jacopo? Esattamente, esattamente. Posso dire, fare una piccola chiosa prima che vada via Matteo? Vai. Aspetta, aspetta. Deve andare via Matteo tra poco? No, altri 2-3 minuti può, possiamo allora, dire. Lasciamogli dico, un po' di gloria. Il mio gioco preferito è assolutamente Call of Duty. Ok. No, ma okay, ragazzi, okay. Non ho capito niente io, cosa devo dire? Cioè, qual è la domanda? La domanda? Giochi ai videogiochi, Matteo? Gioco io ai videogiochi? Ah, beh, io gioco ai videogiochi, ci giocavo di più un tempo sicuramente. Diciamo che adesso ai videogiochi ci gioco quando finisco la sessione di esami, generalmente. Lì riprendo... Giochi a Pokémon giochi tu. Ah, vabbè, lì è il mio secondo titolo, diciamo, il titolo di campione della Lega, ne ho vinte parecchie da quel punto di vista. E no, vabbè, sono un appassionato di Pokémon, diciamo, no? Poi ci gioco spesso anche con i miei amici, è un bel mondo tutto sommato, insomma, è un mondo che va avanti da tanto tempo, poi, ecco. Il mio primo gioco è stato, credo, Rubino, quindi sono arrivato un po' a metà, diciamo, non ho giocato a Rosso, Blu, Giallo, cosa c'è, Cristallo, queste cose qua, però sì. Non puntiamola sui Pokémon adesso, che sennò usciamo troppo, però ci gioco ai videogiochi, sì. E Davide, vedo che seguivi interessato, ne sai qualcosa di questi colori, oppure sono semplicemente una tavolozza che non ha senso per te? Non ho sentito bene la domanda perché sono un attimo interrotta la connessione. Ah, scusami. Spero che non sia un problema mio. No, si parlava appunto di videogiochi. Matteo Spano è un... il suo secondo titolo, sì. Ha detto, l'ha vinto con i Pokémon. Se tu, oltre a tutto quello che fai, trovi il tempo oppure ti riesci a rilassare grazie ai videogiochi? Guarda, io in realtà c'è stato l'anno scorso, 2 anni fa, un periodo in cui giocavo tanto ai videogiochi, prevalentemente Call of Duty, Fortnite quando era proprio agli inizi, che non era ancora così famoso, poi però mi sono reso conto che dedicavo troppo tempo ai videogiochi e troppo poco allo studio, del tempo libero che mi rimaneva extra atletica, allora poi ho deciso... proprio di mollare tutto, perché io sono fatto così, cioè o tutto o niente, anche con le serie TV, quando mi sono reso conto che non riuscivo a guardare una serie TV senza che mi assorbisse completamente, allora a quel punto la cancello del tutto e basta. Ora, una caratteristica degli atleti forti è il forte senso del dovere, e tu ce l'hai sicuramente, Davide, perché appunto l'avete messo in passant, sia tu che Matteo, ci sono molti atleti studenti qua, anche Nadia è un'atleta studentessa, vero Nadia? Cioè, tu sei comunque, attualmente, cosa stai studiando? Ha iniziato quest'anno, no?
Sì, sono al primo anno di ingegneria edile e architettura a Trento. Ok, allora, benissimo. Allora, il punto è questo. Che poi, secondo me, dal mio umile punto di vista di non professionista dell'atletica, avere qualcos'altro da fare oltre all'attività sportiva ti permette di mantenere saldo il timone, di avere la concentrazione giusta quando dovrai fare lo sport e poi, diciamo, far sì che la mente si riposi dal punto di vista diciamo, nel pensare allo sport quando deve occuparsi di cose diverse. Cioè, secondo me, alla fine, occuparsi di più cose non è necessariamente limitante nel caso dell'attività sportiva, perché ti permette di rigenerare, diciamo, il pensiero quando non devi appunto più concentrarti nel periodo in cui devi studiare, ad esempio, sulla corsa. Secondo me è un po' questo il punto. E il motivo per cui anche se hai 24 ore al giorno solo per correre, molto spesso non è che si vedono molti vantaggi in più. Cioè, devi anche trovare il modo di impiegare il tempo diversamente, altrimenti può diventare un'ossessione un po' eccessiva. Un po' la mia idea. E un motivo anche per giustificare il fatto che di tempo ne ho veramente poco. Ok. No, però sono praticamente tutti, anche Jacopo credo che studi adesso, vero? Assolutamente, assolutamente. Mi dovrei laureare in teoria a fine anno per la triennale di economia. Benissimo. Un economista che potrà avrai previsto la crisi immensa scaturata dal coronavirus quest'anno. Sarai quello che ci ritirerà su una volta che la situazione sarà risolta. Ora, spero... non riesce ad accedere? Ho sbagliato. Nel mentre posso raccontare una storiella su Matteo Spanno prima che vada via? Mamma mia, che fenomeno questo Matteo Spanno, veramente! Vai pure! Sì, allora, ovviamente noi abbiamo un rapporto anche di amicizia con regionali, insomma, rivali, tutto quanto, soprattutto nel 2005. Insomma, ha fatto un grande salto di qualità quest'anno, no? Molti non se l'aspettavano, io sì, perché mi allenavo anche con lui. E, insomma, dopo gli italiani, che gli è arrivata la convocazione per Bydgoszcz, gli ho detto... Matteo, se batti uno tra l'inglese, lo spagnolo... E chi era l'altro? Ah, Lewandowski. E mi tatuo la tua faccia, il tuo volto sulla chiappa destra. Ho fatto così. Il problema cosa è successo? Che lo spagnolo è stato squalificato. Gli altri sono arrivati tutti davanti, anche lo spagnolo palesemente. Però comunque è stato squalificato, quindi la scommessa in realtà l'ho persa. Solo che diciamo che lui è un giurista, quindi giustamente... ha detto no, dai, da contratto non risulta. Non è vero, cioè... non è vero. Io ho spinto perché tu la mantenessi, dopo tu non l'hai mantenuta, ma possiamo dirlo pubblicamente, insomma, no? 4.000 persone sapranno, no? Adesso almeno, no? Gli iscritti sono 4.000. Matteo Spanu vince sempre, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa succeda, insomma, è più potente della logica, possiamo dire. Sì, dai. Ok, allora, alcune domande a bruciapelo per te, appunto prima che ti lasciamo alle tue attività, probabilmente a completare poche domande. Ah, io dopo resto dietro le quinte, comunque, seguo fino in fondo. Ok, quindi mentre completi Pokémon Rosso. Allora, c'era una molto lunga che però non ha riportato il nostro amico Alessandro, moderatore, aveva a che fare qualcosa con una bicicletta, video della bicicletta, eccolo. La dice anche Giovanni Silli. La lezione a cui hai preso parte, alla quale è succeduto il video in bici. Non ne so niente. Ah, è una leggenda quella, è una leggenda. Quello che sei stato all'esame, che hai fatto tutte le storie, poi hai fatto il video in bicicletta. Ah, non pensavo che rimanesse così salda nella memoria di un ragazzo, insomma, nel senso che era una storia abbastanza spontanea, dopo che ero andato a una lezione dove ero l'unico praticamente presente, finché non ho scoperto che non c'era lezione, fondamentalmente. Quindi mi dispiaceva, perché comunque io ci devo mettere una ventina di minuti per arrivare all'università in bici, io vado in bici di solito, e sì, tutto sommato hai perso un'ora, ecco, una cosa e l'altra, quindi... Più che altro Matteo ha una certa enfasi nei suoi racconti, che dà un brio alle cose che... anche le cacate più misere, che comunque te le fa piacere, per forza.
Allora, tu la tua prima, la tua prima esperienza in nazionale, Matteo, quando l'hai avuta? E nei raduni? Quest'estate proprio? La mia prima è unica. Cosa? Perfetto, quindi è veramente fresca. Mi sa dire, la domanda di Stefano è l'aria che hai respirato. Che ambiente c'è nell'ambito della nazionale o anche dei raduni? Questa è una bella domanda, nel senso che io posso dire con una certa sicurezza, prima della partenza per Bydgoszcz ero felicissimo certamente, ma dall'altro punto di vista sapevo che avrei avuto a che fare con persone nuove, uomini, donne, proprio Davide qui presente del resto, che non conoscevo fondamentalmente, e che sì, quando non conosci qualcuno è tutto sommato una cosa che devi ancora costruire, c'è un po' di ansia se vogliamo, quindi era una cosa di questo tipo. Poi da subito ho trovato un gran bel gruppo che si conosce da tanto tempo, che a poco mi ha inserito bene, insomma eravamo a tavola insieme senza gruppi fissi, diciamo, quindi ho conosciuto un po' tutti, alla fine ho avuto modo di conoscere un po' tutti, anche con Davide siamo trovati a tavola quando abbiamo parlato tra l'altro di medicina, sì. Che lui fa quei due esami all'anno, ma li fa fondamentalmente perché deve gestire l'impegno con l'atletica, e niente, è stata un'esperienza bellissima. Io ringrazio anche Davide che è qua per avermi esaltato comunque con la sua prestazione, perché è uno dei pochi che ha vinto lui, ha vinto Yeman, mi pare, e non mi ricordo chi è che aveva vinto, ha preso la medaglia d'oro, però la sua gara in particolare mi era arrivata molto, molto potente, nel senso che è stata veramente una gara di grande autorità. Grazie. Sì, quindi questo è quanto. Poi io porto con me questa esperienza, l'ho anche ritrascritta, allora, se vogliamo, perché a me piace scrivere, allora siccome non voglio proprio dimenticarla, in futuro spero di rileggere le pagine di questa mia esperienza e esserne felice, ma inevitabilmente lo sarò, perché è la mia prima, e la prima, come dicono in tanti, non si dimentica. Poi i raduni ne ho fatto anche lì uno solo, e in questo caso conoscevo già da subito certa gente, tra cui Pietrarese, che è bravo a ping pong, devo ammetterlo. E per il resto è stato anche lì un gran bell'ambiente. Mi dispiace non aver fatto quest'ultimo raduno a causa del coronavirus, ma spero di avere l'opportunità, di meritarmi di fare un altro, ecco. Giustamente. Allora Matteo, è stato un piacere averti, ma c'è ancora un sacco di gente che aspetta nell'attesa che si colleghi il prossimo ospite, sì, sì. E poi sarà anche Sebastiano Parolini, che avremo tra un attimo. Grazie a voi. Le tue ultime parole famose. Grazie. Cosa vuoi dire? Ciao. Niente, dai, ci saluti così, va benissimo, dai, alla prossima, magari ci colleghi anche ti colleghi anche in un'altra di queste giornate. Quindi siamo tornati noi tre prima che passino altri, ci sono un sacco di domande brevi a cui voglio comunque che voi rispondiate, segnalate dal nostro moderatore Alessandro di Parliamo di Atletica, cerco di recuperarle tutte. Ora, eravamo arrivati alla domanda sulla maratona di Nadia e Jacopo, un po' di tempo fa. Ci siamo. Allora, Jacopo chiede Davide Giacomini: come ti senti ad esserti allenato con elementi del calibro di Folino e Molino? Guarda, sono dei soggetti molto particolari di Trieste, che poco raccomandabili, no? Non è vero. Però diciamo che abbiamo un gruppo variegato a Trieste e siamo in tanti, tantissimi, e questi due soggetti sono una coppia che fa, come si dice, che fa contorno, ecco, mettiamo così, molto simpatici. Non credo ci stiano seguendo in questo momento, perché penso che non stiano più, sfruttino l'occasione per non nevarsi più e basta, però insomma li saluto volentieri. E ringrazio anche Davide Giacomini, che ovviamente ci sta seguendo. E ok, Elena invece fa una domanda a Davide. Intanto si è collegato. Gianluca, un attimo solo, finisco con queste domande e poi passo anche a te. Grazie per esserti collegato, è il prossimo ospite di oggi. Elena, tua sorella, Davide, chiede se la tua faccia gentile, dietro di essa, si nasconde quella di un serial killer.
No, perché questa è mia sorella che mi si diverte sempre a prendermi in giro dicendo che quando poi prima delle gare, quando mi fanno le inquadrature in TV, sembro sempre molto più cattivo di quello che in realtà poi sono. Ma io le rispondo che in realtà è tutta tattica per intimorire gli avversari. No, era un commento simpatico, penso. Però sicuramente comunque, al di là parte della parte scherzosa, sicuramente l'atteggiamento in gara è indispensabile, anzi se non addirittura la base per poter tirare fuori il meglio di sé. E quindi anche una piccola vena, no, non proprio da serial killer, ma una piccola vena quasi di cattiveria, quando uno si mette sui blocchi ce la deve avere. Una brevissima, diciamo, risposta, perché più o meno abbiamo dato indizi anche durante tutta la live. I tuoi inizi sono stati subito con i 400 metri, quando sono arrivati i 400 metri, Davide? Beh, in realtà io ho iniziato... Partiamo dal presupposto che fino a 16 anni io facevo d'inverno sciavo ed estate facevo atletica. Ho portato avanti tutti e due gli sport più o meno con risultati simili fino ai 16 anni. Poi dai 16 ai 18 ho deciso di dedicarmi di più all'atletica. A 18 ho ancora fatto un inverno intero di corso maestri di sci, e quindi ho iniziato a fare atletica proprio esclusivamente solo quella dai 19 anni in poi. Ma se intendiamo la corsa, comunque ho iniziato la prima volta che ho messo piede su un campo d'atletica, comunque avevo 5-6 anni, e quindi la corsa in sé l'ho sempre fatta. All'inizio, categoria ragazzi, esordiente, facevo un po' tutte le discipline, saltavo, correvo lungo, correvo breve, lanciavo il vortex, poi il giavellotto, salto in alto, salto in lungo, ostacoli, facevo un po' di tutto. Dai cadetti ho iniziato a specializzarmi un po' di più sui 300 metri per poi nella categoria allievi arrivare ai 4. Ok, allora andiamo a presentare l'ospite. Intanto mi chiedevano quando finirà questa live, probabilmente intorno alle 10:10, 10:15, anche perché purtroppo la prima parte di live si è interrotta dopo quel tempo là e di conseguenza vogliamo farla durare 2 ore? Più o meno come chi ciò che correrebbe una maratona? No, è perché altrimenti non riusciremo a portare dentro anche altri ospiti che sono lì che scalpitano e aspettano di venire. Quindi il prossimo ospite che invita a presentarsi è Gianluca Proietto. Non so se lo conoscete, saluta Gianluca. Ciao ragazzi, mi sentite? Ti sentiamo. Siamo, parla ancora un po' così almeno che la regia automatica di Skype ti inquadri. Ok, niente, allora io sono Gianluca Proietto, ho un passato nell'atletica leggera giovanile, ma poi ho accantonato tutto quando avevo 15 anni e ho ricominciato quasi per così, per gioco, per scherzo, perché avevo fatto un incidente d'auto molto grave un po' di anni fa, me l'ho fracassato 4 vertebre, ma avevano detto che non avrei mai più corso, e da lì è partita un po' la sfida, proviamo a ripartire, ho visto che andavo ancora decentemente e adesso sto provando a dedicarmi alle lunghe distanze, però... Beh, non è questa poi la caratteristica principale della tua vita? Dimmi più o meno dov'è che hai fatto il campo base ultimamente. Va, io ora vivo in Georgia, quindi a Tbilisi, che è l'unica capitale del mondo che, diciamo, non c'è una definizione chiara. Cioè io non so se vivo in Asia o in Europa in realtà. Però in questo momento sono a Milano perché sono rimasto bloccato per l'emergenza coronavirus come tutti quanti. Io ero qua in Italia per fare delle conferenze storiche sull'Armenia, sulla Georgia, e sono rimasto bloccato fortunatamente a Milano. A Milano mia madre, quindi perlomeno posso chiamarvi dalla cucina di mia madre e non sono bloccato in strada da qualche parte. Cioè, la cosa interessante della vita di Gianluca, che è praticamente un'avventura, è, dal nostro punto di vista da atleti, come si fa a fare... Qual è la caratteristica di fare atletica leggera in un posto così, dal nostro punto di vista, lontano? Ovvio che lui lo conosca di più, però capite, cioè ti dà una prospettiva, quella di Gianluca, completamente diversa a quella a cui siamo abituati, e sono sicuro che questa prospettiva gli permetta di avere degli spunti che per noi possono anche essere in un certo senso rivelatori, cioè... Questa situazione, questo non riuscire a allenarsi, intanto se sai se anche in Georgia, in questo posto così lontano, è così. E poi cosa ne pensi tu, appunto, col tuo punto di vista?
Ma allora, innanzitutto l'atletica in Georgia è completamente diversa, nel senso che è uno sport che andava fortissimo nel periodo sovietico, cioè una parte della nazionale sovietica era composta da georgiani e da armeni, e dopo il collasso dell'Unione Sovietica l'atletica è sparita in Georgia, letteralmente. Ci sono stati degli anni in cui si diventava campioni nazionali in 3.000 metri con 10 minuti, cioè delle cose ridicole. E adesso hanno cominciato a rilanciare l'atletica in Georgia. Purtroppo per te, magari potevi diventare campione nazionale. Eh sì. Adesso hanno cominciato a rilanciare l'atletica e hanno cominciato a diciamo coinvolgere i ragazzi più in gamba. Ce ne sono 4-5 che sono talentuosi, uno che è già finalmente esploso, David Karazizvili, che lui fa 2 ore e 16 in maratona, quindi sta raggiungendo livelli, diciamo, da professionista. Ha partecipato anche alle ultime Olimpiadi, quindi è cresciuto bene. Cioè, sono riusciti a mandare un paio di ragazzi in America, c'è un lanciatore che fa una 20ina di metri nel peso, quindi insomma sta crescendo il movimento, però è molto diverso rispetto alla nostra situazione, nel senso che innanzitutto non ci sono strutture, non c'è una sola pista d'atletica nel paese. Ce n'era una che era stata fatta per gli europei giovanili, allievi forse, o juniori, se non mi ricordo, qualche anno fa, e che poi è stata venduta a una società sportiva di calcio perché non avevano i soldi per mantenerla, ed era l'unica pista che c'era in Georgia. Abbiamo uno stadio indoor ed è l'unico stadio che c'è in tutto il paese. È un vecchio stadio indoor sovietico, e quindi tra l'altro quella decina di atleti, diciamo, decenti che sono in Georgia devono allenarsi in quel pistino anche d'estate, facendo lo slalom tra i bambini che vengono portati in pista a scoprire l'atletica, quindi è una situazione un po' precaria, diciamo. Ma appunto adesso il coronavirus ha colpito anche lì? Oppure si è bloccato per ovvi motivi, però la situazione lì è un po' diversa? Ovvio che sia difficile per fare atletica. Adesso com'è rispetto all'Italia? Lì la situazione è molto diversa, nel senso che fortunatamente sono riusciti a mettersi in testa che dovevano bloccare questa cosa prima che entrasse nel paese, perché la Georgia a strutture sanitarie ancora abbastanza arretrate rispetto alle nostre, o meglio, sono messe bene dal punto di vista tecnico e organizzativo, ma sono poche, hanno pochissimi posti di terapia intensiva. E quindi si sono messi a fare già da 3-4 settimane che hanno bloccato completamente le dogane terrestri con l'Armenia, con la Turchia, con l'Iran, con la Russia, con l'Azerbaigian, hanno tagliato i voli dell'80%. E mettono in quarantena chiunque arrivi nel paese. La mia socia siamo riusciti a farla rientrare in Georgia, che era bloccata anche lei qua in Italia, con me. L'hanno messa su un volo di Stato perché non lasciano più partire voli dall'Italia. E appena atterrata l'hanno messa in una stanza albergo, l'hanno chiusa dentro, le portano il cibo in stanze, non la lasciano uscire per nessun motivo. Ok, va bene. Andiamo a recuperare anche gli altri ospiti, altrimenti qua si rischia di monopolizzare la live. Però la tua storia è interessante, per questo ho voluto inserirti, e avrai tempo per rispondere anche a un'altra domanda. Però quella che ha fatto Stefano a Davide, no, Giovanni Di Cicco a Davide, il tuo lavoro solito, diciamo abituale in pista d'estate, io la stendo anche a tutti ovviamente, quindi questa domanda la rimpallo sia a Nadia che a Jacopo, e poi anche, diciamo, dal punto di vista di un georgiano barra italiano come può essere quello di Gianluca. Davide, il tuo lavoro estivo? Beh, anche lì dipende comunque dalle giornate. Lavoriamo tanto sui ritmi gara, comunque sicuramente in estate lavori un po' più veloci, un po' più di forza esplosiva, ma spesso capita di provare dei ritmi gara sui dai 50 fino anche ai 300 e 350 metri, e cercando di appunto mantenere lo stesso ritmo su tre prove. Un esempio potrebbe essere magari fare 3 volte 300 metri con un'intensità simile a quella della gara, e se il lavoro viene fatto bene, il terzo lo stesso ritmo e la stessa velocità del primo a parità di sforzo, diciamo, perché i recuperi sono molto ampi e quindi ti permette di recuperare quasi del tutto fra una prova e l'altra. Ok, Nadia invece? Ci sono delle cose, delle peculiarità nel tuo lavoro estivo che magari ti differenziano un po'? Perché poi c'è anche un'altra domanda che ti farò riguardo il tuo rapporto col tuo allenatore, che è piuttosto particolare, ovvero si chiama Battocaletti pure lui. Allora, per quanto riguarda il lavoro estivo,
Rispetto alla stagione invernale mi alleno molto più spesso in pista, faccio lavori ripetute e il medio che nella preparazione invernale lo ho praticamente ogni settimana scompare finalmente e viene sostituito con delle ripetute che possono essere sui 1000 o le varie scalette o i 500, 300 e via così. Tu principalmente quando puoi ti alleni al campo di Kles? Sì, anche okay. Perché è la pista più vicina, quindi no, non ho scelta in ogni caso. Domanda così che ti faccio io, viene, diciamo, è noto, insomma, si considera la pista di Kles lenta rispetto ad altre, tu che l'hai imparata a conoscere, riesci a tirare il meglio di te in quella pista o insomma è solamente una diceria quella che dice che è una pista meno veloce rispetto ad altre? Ma sicuramente quella di Kles è una pista perfetta per allenarsi, ovvero non è troppo dura né troppo molla. E io mi trovo molto bene anche nelle gare, infatti dopo il 9.4 sui 3.000 lì ho fatto 9.7, 9.8 con metà gara da sola, quindi io comunque mi trovo molto bene su quella pista. E sì, ho sentito che dicono che la pista di Kles non sia performante come ad esempio quella di Trento che è più vecchia e... non saprei dire, io ormai mi sono abituata, diciamo. Ok, quindi nel completare le domande a te rivolte, quella nel, ripeto, il tuo allenatore si chiama Battocletti, com'è allenarsi con il padre? Con Giuliano Battocletti, mica un padre qualsiasi, cioè io ho cercato disperatamente di non litigare con lui su Facebook, però purtroppo ho scoperto che non bisogna rispondere ai suoi commenti per evitare delle strigliate, cioè mi dispiace, non intendo essere... Diciamo, non intendevo attaccare briga, però è molto importante la personalità di Giuliano, possiamo dire così, no? Sì, va molto sulla difensiva, soprattutto se si tratta di me, come ogni genitore mi difende tantissimo. E come il rapporto mio di papà è bellissimo, perché riusciamo a capirci subito, ci basta uno sguardo per capire se ho voglia di correre, se non ho voglia di correre, e capisce anche non solo le esigenze che ho dal punto di vista sportivo, ma ad esempio riusciamo anche a combaciare non soltanto il suo ruolo e il mio ruolo da atleta, padre, allenatore e figlia, ma anche ad esempio il mio ruolo da studentessa, e riusciamo a metterli tutti insieme e viene un bel binomio, sì, questo sì. Benissimo, e l'ultima domanda riguardo quelle che erano fatte a Nadia, siccome hai imparato a correre un po' di più col tapirulano ultimamente, pensi che sia comunque un modo per salvare l'allenamento adeguato oppure perdi troppo rispetto alla corsa outdoor? Allora, io faccio molto più fatica sul tapirulan, questo devo ammetterlo, sì, ma comunque mi sono sempre allenata bene, ho sempre avuto buoni risultati. Da piccola, ad esempio, quando veniva molta molta neve qui dalle mie parti, e mi allenavo sul tapirulan, e anche in questi giorni comunque sono riuscita a fare le ripetute sui 500 sul tapirulan o il medio, quindi se uno vuole riesce, questo non c'è problema secondo me. Poi oddio, ovvio che una persona che non ha mai corso sul tapirulan si trovi in difficoltà le prime volte, questo ovvio. Un altro personaggio ci ha raggiunto, Sebastiano Parolini, grande amico, nemico di Jacopo De Marchi, hanno corso insieme varie volte anche alla luce della torcia in quel di Tirrenia. Saluta Sebastiano così che almeno ti inquadriamo. Lo vedo bloccato.
È bloccato, è l'emozione oppure la connessione instabile. Prima o poi arriverà. Ma questo mi porta a infilare dentro la questione del Rising Star Mile, perché Petrarese è molesto per un motivo. È molesto perché c'è questa competizione che sta organizzando, il Rising Stars Mile, una gara del miglio che tiene a fine stagione in quel di Settimo Torinese. La scorsa edizione ero io a fare lo speaker. È una gara riservata alle categorie giovanili, juniores e promesse. Alle juniores e promesse, che gareggiano separatamente, con dei discreti premi, una gara invito, e quindi fa giustamente pubblicità, chiede se sia Nadia che Jacopo sarebbero disposti a fare questo 1000 in strada a fine stagione. Non so quando arriverà adesso, che verrà recuperato un sacco di gare per colpa del coronavirus, però sareste disponibili a farlo? Vai Nadia. No. Allora, io è da un paio di anni che Pietro mi tenta. Ci starebbe però, sì, Pietro ci starebbe. Ci si diverte, dai, c'è stata anche la festa a fine gara, la festa a casa di Pietro, eravamo in pochi, anche, buoni, anche è meglio Pietro, se siamo un po' di Pietro più, Tartassa, io farei volentieri lo speaker anche un altro anno, quindi dai, ci divertiamo. Ogni anno Pietro spamma sta gara e ogni volta dice, dai vieni, sì, e ogni volta gli dico, no dai, fino a Torino, ma chi me lo fa fare per fare un miglio? Infatti quest'anno ha vinto il signor Parolini, perché non c'ero io, se no non vinceva, però sì, diciamo che è lunghetta fino a Torino, mettiamola così. Il signor Parolini ha fatto, credo, 4.03, 4.04 in un miglio su strada, cioè non è che sia andato poi così piano, stai attento, no, Jacopo. Sì, infatti, non scherza, Parolini, sembra lento, ma poi è un maledetto. Ci sei, Sebastiano? Lo vedo male, mi ha scritto anche in privato che gli è morto tutto. Benissimo, allora recupero Gianluca Proietto a sto punto. Se ci sono domande per Gianluca, intanto la questione... Ci sei, Gianluca? Sì, ci sono. Perfetto, ripeto, quello che mi affascina in Gianluca è la voglia di rilanciarsi ogni volta, di scavarsi un sentiero che nessuno ha mai percorso. Ripeto, Gianluca, che ha deciso di dedicare la sua vita alla Georgia e alla promozione di questa terra, che era venuto qua in Italia a fare delle conferenze a riguardo e pianificare anche la sua attività, alla fine possiamo dire di tour operator, cioè tu organizzi viaggi in Georgia. Credi che... Parla, che così almeno ti inquadriamo. Sì. Credi che la Georgia possa diventare il nuovo Kenya per gli allenamenti di mezzo fondo? Perché insomma le montagne ci sono, la quuota c'è, il clima è simile, credo, immagino. Sì, per allenarsi in altura è perfetta la Georgia, nel senso che in Georgia trovare un posto che sia al di sotto dei 1500 metri è molto difficile. Generalmente si sta sempre su quote sui 2000, 2200, 2300 metri. Ci sono i villaggi permanentemente abitati più alti d'Europa, quindi sono villaggi che sono a 2300-2400 metri con guest house e quant'altro, quindi uno volendo può allenarsi in quota, però non ci sono le piste. Questo è il grande limite, questo, non esistono le piste. E secondo te, Gianluca, se non fossi andato in Georgia, avresti ritrovato la voglia di allenarti oppure no? Cioè la Georgia ha fatto questo miracolo, ti ha risvegliato la tua potenzialità d'atleta? Perché può essere interessante questa storia. Ma in realtà la cosa, come accennavo prima, è nata da un incidente d'auto che avevo fatto, perché mi ero fracassato completamente, mi avevano detto che non avrei mai più corso, e io in realtà a livello giovanile andavo abbastanza forte, ho fatto anche un po' di campionati nazionali, andavo abbastanza bene, e quindi la sfida è ripartita così. Poi una volta... feci anche un viaggio molto estremo dall'Italia alla Mongolia in bicicletta, quindi sono 15.000 km di bici, e lì ho iniziato a prendere consapevolezza che ancora riuscivo a spingere il mio corpo abbastanza al limite, perché in quel viaggio nell'ultimo mese e mezzo ho fatto qualcosa come 150 km di media ogni giorno a pedalare, e non contento la mattina mi alzavo anche a fare una corsetta magari, quindi... Lì mi sono reso conto che un po' di qualità di endurance ancora le avevo, ed è lì che è rinata poi tutta la cosa. Perfetto, abbiamo trovato un'altra attività da fare a Davide Re, oltre alla maratona cinquantenne con la pancia, anche in bicicletta fino alla Mongolia, vero Davide?
Ma beh, sembra un po' più lunga anche della maratona. È vero che sei in bicicletta, però. Facciamo prima il cammino di Santiago, semmai. Poi dopo passiamo alla bicicletta. Bella, bella idea quella. Ok, siamo intanto... Nota di servizio, siamo agli ultimi 10 minuti di live. Purtroppo Sebastiano Parolini non ha potuto collegarsi. La sua connessione non è abbastanza veloce, quindi mi dispiace, non hai anche... Se vinci il Rising Star Mile però non riesci a collegarti. Cioè, speriamo che sia così anche per la che almeno tu possa farlo nella prossima live, e puoi comunque rimanere qua nei commenti. Andiamo con le ultime domande. E purtroppo mi sono dimenticato, c'era un atleta che si è collegato con Skype subito all'inizio della live e l'ho mandato via perché c'era Nicolò. Prima Giovanni Silli, mi dispiace, se vuoi collegarti adesso, credo che fosse Galimi, Nicolò. Galimi, esatto. Se l'altro vuole può venire qua e chiudere in bellezza questa live. Intanto andiamo con le ultime domande, sotto con le domande siamo in fondo, anzi recupero anche la scritta. Mi sono fatto un programmino che gestisce tutte le grafiche, come vedete è fallimentare anche questo, perché devo, insomma, è un po' macchinoso, però la recuperiamo. Ok, allora, le ultime domande di questa live meravigliosa, presentate dal nostro moderatore Alessandro, gestore della pagina Parliamo d'Atletica. Vediamo. Allora, spero di averle prese tutte. Dopo Rising Star Mile, il rapporto padre-allenatore di Nadia Battocletti, ancora una domanda di Nadia sul Tapirulan. Carlo Rodella chiede sulla possibilità degli atleti di livello nazionale di allenarsi ancora in pista dopo ieri sera. È cambiato qualcosa? Potete ancora allenarvi in pista, ragazzi? Ufficialmente il decreto ufficiale, cioè ieri Conte ha sicuramente ha parlato in televisione, sui social, ma il decreto ufficiale in realtà deve ancora uscire, doveva uscire stasera mi sembra, in teoria, o comunque domani mattina, quindi salvo qualche cambiamento già effettuato dai governatori regionali, per ora stiamo ancora in attesa del nuovo decreto, non è cambiato nulla per ora. Giuseppe, la DAB l'ho fatta perché è tanto veloce Parolini, però la connessione non è abbastanza veloce, quindi l'ho battuto in termini di connessione, nonostante non dovrei esultare troppo perché la connessione mi era caduta circa 2 ore fa, quindi era questa la spiegazione del mio gesto di esultanza senza senso, ma le 2 ore di live si fanno sentire. Quindi, altre domande? Questo discorso che ha fatto Davide è lo stesso anche per voi, ragazzi? A parte che, appunto, Jacopo è rotto. Non mi pongo il problema. Tu comunque riesci ad avere il campo aperto quando vuoi? Oppure no? E comunque non ha senso adesso? Allora, adesso non avrebbe senso, ma prima aveva la possibilità... perché il sindaco di Cles mi aveva dato il permesso di poter usufruire del campo di atletica, sì. Comunque, insomma, in questa crisi è tutto molto debandato al singolo sindaco oppure al presidente della provincia, nel senso, purtroppo una normativa unica a livello nazionale è difficile da trovare, quindi c'è anche molta confusione a riguardo, cioè regione per regione, comune per comune. Una cosa di oggi però, lo spostamento dal comune in cui stai, quindi nemmeno di residenza, proprio di domicilio, è ancora più limitato, quindi in effetti dove stiamo restiamo, possiamo dire. Ok, altre domande che erano arrivate da parte di Matteo Spauno a Sebastiano, che purtroppo ci risponderà via chat. Vabbè, voi conoscete la rognosa? Sì, io ho fatto parte di quell'esperienza di vita... Quindi in verità posso rispondere anch'io sotto un certo punto di vista, perché si tratta di un'esperienza che abbiamo vissuto io, Matteo e Sebastiano, e infatti mi dispiace che non ci sia Sebastiano per rispondere, ma insomma era un raduno della nazionale e abbiamo scalato una montagna a Sestrier. La Rognosa è proprio la montagna che abbiamo scalato, da cui è anche nato poi un nome di una squadra del fantacalcio che faccio con Matteo, che però non è una montagna molto facile da scalare, soprattutto se la mattina hai fatto 23 km di lungo,
il pomeriggio ti fai la scalata alla montagna, e il problema è che la scalata non è il problema, il problema è la discesa, e soprattutto che il giorno dopo devi fare il lavoro in pista. Quindi il fatto che come qualità di proprietà defaticanti farsi il ghiacciaio praticamente a cannone giù, ti distruggi completamente i quadricipiti, il giorno dopo non camminavamo essenzialmente. Tutto questo chiaramente nel raduno della nazionale a Sestriere 2 anni fa ormai. Ma dovrebbe insegnarti qualcosa allora Gianluca Proietto, insomma, in termini di imprese estreme, altro che una montagna scalata dopo un lungo, ragazzi. Immagino. È stata una delle peggiori pazzie che ho fatto, non la rifarò mai più perché non ne sono uscito vivo praticamente, però divertente. Guarda, è arrivata proprio una domanda, Gianluca, adesso, da parte di Luca Valentini. L'ultima mezza non è stata male, Gianluca? No, in realtà l'unica mezza che ho fatto, perché è stato il mio esordio lo scorso anno a settembre, è stata un disastro perché non mi ero allenato tutta l'estate, avevo fatto la guida in montagna tutta l'estate, quindi ho fatto l'intera estate senza correre e mi sono presentato direttamente in gara. Tra l'altro stavo malissimo, mi sono fermato 2 volte, una per vomitare, l'ho chiuso in 1:16, ma è stato veramente un calvario. Tempi un po' più normali. Allora, cerchiamo disperatamente di avere Jacopo, insomma, Galimi per l'ultima parte di live, ok? Così da averci anche questa chiusa, siamo veramente in fondo, anche perché, insomma, io sono un po'... Ho parlato un po' più di voi, però, non so, anche voi sareste un po' distrutti, credo, dopo tutto questo tempo. Sono contento che siate rimasti tutti. Ripeto, eravate liberi di andare quando volevate, però ormai la situazione era tale che, insomma... È una live, una persona entra, una persona esce. Sono contento comunque del... che nonostante questo sia un episodio pilota, qualcosa di buono siamo riusciti a tirar fuori, nonostante i classici problemi tecnici. Giovanni Silli chiede a Nadia se e perché non fa le siepi. Allora, io non ho detto che non faccio le siepi, no. Nel senso, l'anno scorso ho dovuto ritardare tutta la preparazione perché mi sono fatta male a maggio e ho riniziato a correre dopo gli esami di maturità, quindi l'ultima settimana di giugno, e gli europei erano il mese dopo, di conseguenza ho dovuto comprimere in una stagione di 3 mesi, 5/6 mesi, e ho provato a fare le siepi a Rovereto, ma era una giornata no, e oltre al fatto che, dato che preparavo i 3000, non avevo il tempo di dedicarmi alla preparazione delle siepi, ovvero gli esercizi, la mobilità e tutto. Infatti io sono un asse di legno e per sempre rimarrò, e di conseguenza... sulle siepi c'è un grandissimo punto di domanda proprio per questo punto, che serve tempo per prepararle, ecco. Ok, ragazzi, siamo praticamente in fondo, quindi spero di inaugurare una buona tradizione nel farvi chiudere questa live facendovi, dal vostro punto di vista, questa domanda: cosa farete appena finirà questa emergenza? Ecco Nicolò Galimi, stavo per dire finita, è arrivato Nicolò Galimi. Ciao Nicolò. Ciao, buonasera, scusate il mio ritardo. Hai tipo 3 secondi per dimostrare tutta la tua sagacia, nel senso la tua bella presenza. Di qualcosa di interessante, che stiamo in chiusura. Chiudi la live, Nicolò. Volevo salutare... scusate. Sì, che si sente, bravo. Io volevo salutare Jacopo e dire che mi dispiace la sospensione di queste gare, perché la prima prova dei CDS sui 1500 sarebbe stata una gara interessante assieme a Jacopo, Matteo Spano, Enrico Riccoboni, insomma. Certo, non potrei correre ancora con loro, insomma, a quei livelli, però avrei provato a dargli del filo da torcere. Quanto meno per accaparrarmi un buon tempo a fine gara, ecco. Il ciucciaruote classico. Ovviamente, sì, qua c'è un sacco di alchimia, tra l'altro, tra Jacopo De Marco e Nicolò Galimi. Io credo che Neca Crippa debba essere geloso di voi due, per non dire Nadia, ma ormai quella insomma, è andata, vero Jacopo? Sì, ormai è persa, l'abbiamo persa definitivamente. Allora, mi dispiace tanto per Nicolò che abbia così poco tempo, però vorrei chiudere anche perché se uno vuole rivedere la live e scopre che dura più di 2 ore, non la apre nemmeno, quindi...
Però siccome è una cosa che dura per più episodi, invito ufficialmente Nicolò, Jacopo e tutti gli altri, quelli che abbiano voglia, se, appunto, di venire a salutare anche nella live successiva e ricevere il tempo che magari non hanno avuto adesso. Nel senso, questa è un evento, gente che entra, gente che esce. Ripeto, a parte i soliti commenti che fioccano, mi dispiace anche non essere riuscito a rispondere a tutte le domande che sono venute fuori, però erano veramente tante e ho privilegiato la conversazione. Allora, la domanda che faccio agli atleti per concludere è questa: la prima cosa che farete quando finirà questa emergenza, dopo aver respirato l'aria di libertà nell'ambito dell'atletica leggera, cos'è che farete, a cosa penserete e a quale obiettivo punterete? Allora, partiamo da Davide Re. Beh, per quanto riguarda appunto la mia preparazione, in realtà, come ho detto prima, non ha subito grandi variazioni. Quindi, più che dal punto di vista atletico, penso che la prima cosa che farò sarà andare a cena fuori al ristorante, che è una cosa che mi manca un sacco, e probabilmente porterò con me anche la mia ragazza, se sarà ancora qui e non sarà scappata prima. Ok, e adesso Nadia Battocletti. Anch'io uguale, vale lo stesso principio di Davide, che non è cambiato così tanto per il punto di vista sportivo. E non vedo l'ora di gareggiare, dato che è da gennaio che non faccio una gara. E boh. Ok, non ha detto quello che pensavo, cioè di incontrare finalmente Jacopo. Quindi Jacopo, cosa farai quando finirà questa quarantena? Ma cosa farò, Gianmarco? Correrò da Nadia. A proposito, è più lunga la cronoscalata del... Ora arrivo. È più lunga la cronoscalata del Tajano o la Rognosa? Ovviamente la cronoscalata del Tajano in Slovenia, che è una delle cose più dure che abbia mai provato nella mia vita. Non è niente in confronto la Rognosa. Vabbè, dai, correrai da Nadia, se l'ha già capito. E magari avrai anche recuperato dall'infortunio e sarai contento di ciò. No, appunto, la prima cosa che farò, se starò bene, sarà farmi un lungo di un'ora e mezza, finire, cambiarmi, farmi la doccia, andare a bere una birra e una pizza in pizzeria. Oh, queste sono le priorità. E Gianluca Proietto, invece, naturalmente tornerà in Georgia, ma c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Ma sicuramente farò 3-4 conferenze qua in Italia, cercherò di recuperarne qualcuna, volerò in Georgia, farò un bel giro in autostop del Caucaso, che mi manca un casino, fino all'Iran, mi farò qualche bella corsa e vedrò di provare a preparare la mezza di Tbilisi decentemente, da farla almeno in 1:10, 1:11 quest'anno. E infine, per poco tempo che abbiamo dedicato, ci darà una risposta super Nicolò Galimi. Allora, ma indubbiamente appena terminerà questo stato di quarantena, credo che una delle prime cose che mi piacerebbe fare sarebbe tornare in pista. Nel mio amatissimo stadio Grezzar a Trieste, che è anche la pista che preferisco per le gare, sì, insomma, fare un bel allenamento in vista delle, suppongo, poche gare che questa stagione ci concederà. Perfetto, ragazzi, vi ho tenuto anche fin troppo. Vi ricordo che domenica prossima sarà un'altra live con ospiti di spessore. Credo che arriverà l'ok per Leonardo Fabbri e per Irene Siragusa, e quindi con questi due ospiti, ai quali si affiancheranno anche altri, non posso che darvi l'arrivederci. Ciao atleti, io sono in Mezzo Fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. Ciao a tutti. Ciao a tutti.